Bene, se adesso io ti dicessi che nel mazzo la 40... Io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? Sì. Ops. Ok. Se ti dicessi che la 47esima carta è la tua carta, è un miracolo. No, io non ci credo, non è Ok, possibile. è impossibile. Anzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, Oh, 41, ma già sono riuscito. 42, 43, 44, 45, 46. Che carta vedi la No, 47esima? sì, no, no, no. Aspetta un attimo, no, no, aspetta, aspetta. No, no, no. Ma che cazzo hai fatto? Ma non ci sto a credere. È un miracolo. Cerca Stefano Nobile su Facebook. Ciao, carissimo. Vedi che è un mazzo completamente regolare, giusto? Adesso ascoltami qua, Silvan, dimmi esattamente una carta da gioco che vuoi tu, libera scelta. Io ti faccio notare tutte carte diverse, quella che vuoi tu. Jack di picche. Ok. Ora io mescolo, a me non interessa per dove si trova il Jack Pick, se è prima, seconda, quarta, non mi interessa niente, perché tu farai il miracolo da questo mazzo di carte. E sai perché farai il miracolo? Perché prendo un elastico, vedi, e chiudo tutto, bello stretto, vedi che non posso manipolare niente. Dimmi un numero tra 1 e 52, qualsiasi numero tu senta che si possa trovare il tuo Jack di picche, io non posso fare niente. 34, io tolgo l'elastico, giusto? E ora contiamo 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Tu hai detto Jack di picche. Questa è la 34esima carta ed è il Jack di picche. Tutto esaminabile. Perché ti voglio fare un miracolo, ma ti sento molto basso. Vedi un mazzo di carte? Lo vedi completamente diverso? Ora ti faccio vedere un gioco che non hai mai visto nella tua vita. Sfida la matematica e la scienza, te lo posso assicurare. Tu stesso, tutte carte diverse, le vedi giusto? Tutte diverse? Ok? Ora dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu, da un mazzo mescolato, una carta libera, quella che vuoi. Due di picche, ora sicuramente sarà dentro da qualche parte, ecco c'è, vedi? Perché il mazzo è regolare, è ovvio che c'è. Adesso ascoltami benissimo, perché a me non interessa sapere, tu lo vedrai sicuramente, ma non mi dire, vabbè, ma comunque ci sarà sicuramente da qualche parte. Io non voglio sapere dov'è, perché mescolo. Io non so se è la prima, la seconda, la quarta, non mi interessa niente. Io ti farò vedere che tu fai il miracolo da questo mazzo normale. Guarda, io prendo un elastico e chiudo tutto. Vedi? Strettissimo. In modo che non posso manipolare le carte, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trovi la tua carta. Vai. Non ho break, niente. Il mazzo è qua. 24. Se vuoi, puoi anche a tuo gusto cambiare, ma ti va bene 24, presumo, giusto? Ora tolgo l'elastico, ok? E lascio il mazzo qui. Elastico. Ora, se io conto 24 ed è la tua carta, è inspiegabile. Giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Questa è la 24esima e tu hai detto due di picche. Questo è un miracolo assurdo. No. Un mazzo completamente regolare, tutto regolare. Grande puffo, io ti ringrazio. Ciao, alla prossima. Gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Una carta. Un re di picche. Re di picche. Se vuoi puoi cambiarlo anche, ma se ti va bene, teniamo re di picche. Penso che ti va bene, giusto? Sì. Ok, adesso re di picche sarà dentro da qualche parte. È normale, ma a me non mi interessa, sai perché? Perché io mescolo, vedi che mescolo. E non voglio sapere se è la prima, la seconda, la terza. Io prendo solo un elastico e chiudo tutto con un elastico, vedi? Così. E
in modo che non posso manipolare, far niente. Ma tu farai il miracolo. Dimmi un numero tra 1 e 52 dove tu pensi che si trova il tuo re di picche. Preparati. Il mazzo è qua. Vai. Un 49. Madonna mia, ci mettiamo una vita. Fallo più piccolo perché devo fare tanti video. Uno più veloce. Quello vuoi, un 7, dai. Come vuoi tu. Ok, quindi da 49 hai passato a 7, giusto? Ok, sì. Io tolgo l'elastico, giusto? Si vede, no? Ok? Sì. E adesso contiamo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la settima carta. Tu hai detto re di picche. Cioè sei cambiato? Sì. Ed è impressionante. Beh, bravo, bel gioco comunque. Dai una spiegazione. Sono le nocche quelle. Bravissimo, bravi le nocche. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera, quella che vuoi. Vai. Asso di picche. Allora, asso di picche ci sarà nel mazzo, sicuramente l'asso di picche è normale, se un mazzo è regolare deve esserci per forza, giusto? Ma a me non mi interessa dove si trova, perché nel momento che io mescolo, io non posso sapere niente, giusto? Tu lo vedrai sicuramente da qualche parte, lo vedrai, non mi dire dove, però vabbè, ci sarà comunque sicuramente la sua picca, giusto? Nel mazzo ci deve essere per forza, ok? Adesso guarda tu stesso, perché ti ripeto, non ti darei una spiegazione logica. Nel momento che io mescolo, non so niente e non posso neanche segnare le carte. Ora io prendo un elastico e chiudo tutto con un elastico. Vedi che ho chiuso con l'elastico stretto e non posso manipolare, non posso toccare, non posso tagliare il mazzo, non posso fare niente. Ora tu fai il miracolo. Dimmi un numero tra 1 e 52, qualsiasi numero che tu vuoi, dove pensi che si trova l'asso di picche. Il mazzo è qua, eh? Non posso fare niente. Dimmi. 22. 22. Se vuoi, puoi anche cambiarlo. Se vuoi, o se no teniamo il 22, non c'è problema. Ok? No, ok. No, rimango. Ora ascoltami benissimo, io ho tolto l'elastico. Se ora io conto 22 e la 22esima carta è la tua carta, è un miracolo. Faccio un applauso. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Questa è la 22esima carta esatta. Tu hai detto asso di picche. Il miracolo. Ci sei? Pazzesco. Veramente assurdo, veramente molto bravo, lo chiedere. È un mio effetto personale. Sì, sì, Stefano Nobile su YouTube o su Facebook, chiedimi l'amicizia così possiamo parlarne. Guarda, tutte carte regolari, normalissime, e questo è un effetto che fa impazzire i prestigiatori, realmente tutto il mondo. Io ti ringrazio moltissimo, carissimo, alla prossima, ciao! Tutte diverse, giusto? Ora dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera, quella che vuoi. Quella che vuoi. 7 di cuori. 7 di cuori, che sicuramente ci deve essere nel mazzo, se il mazzo è regolare ci sarà il 7 di cuori, giusto? A me non interessa sapere dove si trova il 7, eccolo qua il 7 di cuori, vedi? A me non interessa sapere, sai perché? Perché sei tu che farai il miracolo, io mescolo le carte, tu vedi che non posso sapere se è la prima, la seconda, la quarta, a me non interessa niente. Guarda cosa riuscirai a fare tu da questo mazzo completamente regolare. Io prendo un elastico e chiudo, vedi? In modo che non posso toccare, manipolare niente, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove pensi che si trova il tuo 7 di cuori. Vai, libera scelta. 20, io tolgo l'elastico e conto 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E questa è la 20esima, sei d'accordo? E tu hai detto 7 di cuori. No, vado, è impossibile. Non si può spiegare. È pazzesco. Tutte carte regolari, un mazzo regolare. È un altro trucco. Io ti ringrazio, Banana Man, fortissimo il costume, ciao, alla prossima. Ok, ciao.
Guarda qui, sei italiana, vero? Sei italiana. Sì. Perfetto, allora guarda, vedi che ho un mazzo di carte completamente regolare, giusto? Tutte carte diverse. Ora ti faccio vedere un gioco, non so se tu vai a scuola, non lo so, però che non può sfidare neanche la scienza e la matematica, non sto scherzando, ok? Tu stessa, se tu noti, sono cuori, quadri, fiori, picche, ok? Tutte carte diverse. Dimmi una Sì. carta da gioco a tua sensazione, una che la tua favorita, la tua preferita. Libera, libera scelta della carta, quella che vuoi, vai. Cinque di cuori. 5 di cuori. Ora, se io chiaramente apro il mazzo, è ovvio che ci sarà il 5 di cuori. È normale, giusto? Ma io non voglio sapere dov'è, perché io mescolo. E mescolando, io chiaramente stravolgo le carte dell'universo, non so niente, giusto? Ma stai attenta, cioè veramente mescolo, eh? Ora, queste carte non sono segnate, sono carte normalissime, che verranno chiuse con un elastico, in modo che io non posso avere nessun controllo sulle carte, non posso tagliarle, niente, giusto? Bene, ora dimmi un numero tra 1 e 52 dove tu pensi che si trovi la tua carta, ovvero il 5 di cuori. E io non posso fare niente. Vai. Il mazzo è qua, è chiuso con elastico. 25. Di 25? 25. Sì. Perfetto. Ora stai attenta, se vuoi, tu puoi anche cambiarlo, se vuoi. Se no ti va bene 25, tagliamo il 25. Ti va bene? 25. Io tolgo Sì. l'elastico, ok? Ci sei? E lascio il mazzo qui. Ci sei? Ora, se io conto 25 e la venticinquesima carta è il 5 di cuori, con tutti i numeri tra 1 e 52, le possibilità sono 2704, 52 per 52. È incredibile. Bravissimo. Allora, guarda tu stessa, io non faccio nessuna mossa. Contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, siamo a 20, 21, 22, 23, 24, questa è la 25esima carta pulita. Questo è un miracolo. Oh mio Dio, complimenti. Un mazzo completamente regolare, esaminabilissimo, tutte carte diverse. Io non ti conosco, non so chi sei, ma tu hai visto qualcosa che non si può spiegare. Siamo in diretta live, chiaramente. Io ti ringrazio, completamente regolare, lo vedi? Tutto regolare. Ok. Carte singolarmente proprio diverse, questo è importante che ci tengo, eh. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, una carta che vuoi tu, quella che vuoi. Asso di picche. Asso di picche, che sicuramente sarà dentro da qualche parte. Adesso te lo faccio anche vedere dove è l'asso di picche. Eccolo qua, guarda, l'asso di picche, giusto? Ma a me non mi interessa dove sia, perché io mescolo, a me non me ne frega niente se è la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente. Sai perché? Perché tu farai miracolo con questo mazzo di carte, non ci credi? Guarda tu stesso, io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? Non posso manipolare, toccare le carte, tagliarle, niente. Dimmi un numero tra 1 e 52, quello che vuoi tu, vai. 27. 27, c'è un motivo particolare per il tuo 27? No, è così a A caso. caso, giusto? Io tolgo l'elastico, ok? Ci sei? E lascio qua il mazzo, giusto? Se ora la 27esima carta fosse la tua carta, cosa diresti? Wow, giusto? Allora, insieme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, siamo a 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26 e questa è la 27esima carta. Sei d'accordo o Beh sì, buono maramarono. Ma che Guarda, cazzo. tutte carte regolari, tutto esaminabile, niente di truccato. Che figo. Cerca Stefano Nobile su Facebook. Stefano Nobile su Facebook, così mi chiedi l'amicizia. Stefano Nobile, ok? Ciao carissimo, Ok. Ciao. grazie.
Vedi che ho un mazzo di carte completamente diverso, giusto? Te le faccio vedere bene, guardale bene, da vicino, proprio tutte diverse, ok? Ma non è importante questo, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Vai. Cosa? Tre di picche? Tre. Ok, ora la tua carta sarà dentro. Perfetto, perfetto. La tua carta sarà dentro da qualche parte, ovvio, ma a me non mi interessa, sai perché? Perché io mescolo, vedi? Io non so se la prima, l'ottava, la nona, non mi interessa niente, anche perché uso un mazzo Nock regolare. Ora vedrai qualcosa di inspiegabile. Io chiudo con l'elastico tutto, vedi? E non posso manipolare, toccare, fare niente, giusto? Bene, ora dimmi un numero tra 1 e 52. Un numero dove tu senti che sia il 3 di picche. Vai. Dimmelo, dimmi il numero tra 52, tutto chiuso con l'elastico. Vai. Diciassette? Sette? Ok. Sette, ok, sette. Io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? Ho tolto l'elastico. Il numero 7, la tua carta è 3 di picche. Guarda perché non ti puoi spiegare questo miracolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la settima carta reale. Il 3 di picche. Studi scienza, matematica, non c'è una spiegazione. Un mazzo completamente regolare, tutto esaminabile. Io vi ringrazio ragazzi, cercate Stefano Nobile su Facebook, così ci chiediamo l'amicizia, vedete le mie invenzioni, quello che vendo, le mie creazioni e tutto. Ok, Stefano Nobile. Ciao ragazzi. Stefano Nobile, Stefano Nobile. Tutte carte diverse, le vedi, giusto? Adesso io ti chiedo, guardale singolarmente, sono tutte diverse, che non pensi che poi io uso un mazzo truccato o cose. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella Però ho che vuoi. visto un asso di picco un po' strano. No, no, è sul mazzo Nock, è sul Quindi mazzo così, è il mazzo proprio così. Non c'è niente di provo a vedere strano. l'asso di picche. L'asso di Io picche, eccolo qua. È fatto così. aspetta. Ok, dimmi una carta da gioco che Eccola. vuoi tu, quella che vuoi, vai. Sette di cuori. Bellissima carta, che sette di cuori ci sarà nel mazzo, giusto? Da qualche parte ci deve essere per Ma forza, sei no? veneto? Sì, bravissimo. Ascolta, guarda qui, io mescolo le carte, non posso sapere mai dove si trova la tua carta. Io prendo un elastico e chiudo con l'elastico, lo vedi? In modo che Sì, quindi cosa succede con non l'elastico? posso manipolare il mazzo. Ok, Dimmi sì. un numero tra 1 e 52. A tua sensazione, dove pensi che si Quello trova la... dietro la te? Sì, vai, il mazzo è qua. 47. 47. C'è un motivo particolare perché hai detto 47? No. Non c'è un motivo particolare. E per... Assentimento. A sentimento. Ora io tolgo così, guarda, vedi? Tolgo e lascio qua, sei d'accordo? Pulito. Se ora la 47esima carta è la tua carta, è un miracolo. È un miracolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e la 47esima carta. È il tuo 7 di cuori. Spiegatelo. Gigi, bravo, bravo. Non dormirai stanotte. Cerca Stefano Bueno. Nobile su Facebook. Stefano Nobile. Stefano. Stefano Nobile su Facebook. Chiedi amicizia, ok? Ciao, carissimo. Ok. Gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Sei libero di scegliere qualsiasi carta, vai. Sette di quadri, che sicuramente nel mazzo, te la faccio anche vedere perché se il mazzo è regolare, c'è, eccolo qua, sette di quadri, giusto? Potevi scegliere qualsiasi carta, chiaramente, sei d'accordo, no? A me non interessa dove si trova la tua carta. Sai perché? Perché io, se tu vedi, mescolo. A me non mi interessa, non voglio sapere se è la prima o la seconda. Tu farai il miracolo. Io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto in maniera completa. Spero che tu veda bene che è tutto chiuso. Completo.
Ora dimmi un numero tra 1 e 52. Che senti? Che sento solo tu. 36. Dimmi? 36. 36. Tu sei d'accordo che potevi dire qualsiasi numero? Stai facendo un video? No, no, no. Vi faccio vedere No. un qualcosa che non potete neanche spiegarvi, la matematica, la scienza, niente. Siete pronti? Io qui ho un mazzo, Vai, guardo, ho vai. un mazzo di carte normalissimo. Ora ascoltami benissimo, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera, quella che vuoi, libera. Vai. Tu di cuori. Due di cuori, bellissima carta da innamorati, due di cuori, stupenda. Ok, ora stai attenta perché ti ripeto, non te lo potrai spiegare. Questo mazzo non puoi neanche segnarlo perché sono carte regolari knock. Ora io prendo un elastico, vedi che chiudo tutto con elastico? Lo stai vedendo, Sì. vero? Ma ben stretto anche, quindi è impossibile manipolare niente. Ora tu fai il miracolo, dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo due di cuori. Vai, io sono qua. Non faccio niente. Vado. Vai! 12. 12. Ora sei d'accordo al mondo intero che io non ti conosco, giusto? E tu non conosci me. Sì. Ok, io tolgo l'elastico, giusto? Ci sei? E si vede. Se ora la dodicesima è la tua carta, credi nei miracoli? No. No. Ma ci crederai da oggi in poi? Guarda. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Questa è la dodicesima carta reale. Credi nei miracoli. Oh, shit, è un 5. No, aspetta. Non è carino, Sì. come Tutte carte regolari, tutto regolare. Non si può spiegare. Io ti ringrazio di cuore, cerca Stefano Nobile su Facebook, ragazzi. Chiudiamoci l'amicizia. ciao, grazie. Ciao! Normalissimo, lo vedi, no? Si vede bene chiaramente, tutte carte diverse. Dimmi una carta da gioco che vuoi. Una carta da gioco, libera, che ti piace, scrivilo. Tanto io vedo tutto, non ti preoccupare. Scrivi. Quella che vuoi. 10 di cuori, bellissima carta che ci sarà nel mazzo sicuramente da qualche parte, no? Ora io prendo le carte e le mescolo perché a me non mi interessa sapere dov'è il tuo 10 di cuori, perché tu farai il miracolo con questo mazzo che non puoi neanche segnarlo, niente. Guarda tu stesso, io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? In modo che non posso manipolare, fare niente, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52 dove tu pensi che si trova la tua carta, il 10 di cuori. Un numero tra 52, vai. Il mazzo è qua. 22. Sei d'accordo che io non ti conosco e non posso sapere che tu dicevi 22, giusto? Io tolgo l'elastico, ok? Ops. E lascio qui il tutto. Ora, se la 22esima carta è la tua carta, il 10 di cuori, è un miracolo. Si può spiegare una cosa del genere? No. Guarda insieme a me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Questa è la 22esima carta. Non si può spiegare. Io ti ringrazio di cuore. Non si può spiegare, lo so, ma ciao carissimo, grazie di aver partecipato. Cerca Stefano Nobile su Facebook, grazie del bravissimo. Stefano Nobile su Facebook, ciao. Ascoltami qua benissimo, io non posso, non ti vedo in faccia, quindi non saprò mai le tue emozioni, ma ti farò vedere un effetto che non hai mai visto fare a nessuno, ok? Tu nota che sono tutte carte Ma di regolari. dove sei? Io di Venezia. Tu di dove? Di Napoli. Wow, buona la pizza. Ascoltami qua Ah, lo benissimo. so. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Una carta libera, quella che vuoi. Vai. Ok. Libera. Sei di cuori. Sette di cuori? Sei. Sei di cuori. Allora andiamo a cercare insieme che ci sarà il sei di cuori, ovvio, perché il mazzo sei regolare ci deve essere. Ma ci sarà sicuramente, giusto? Sei d'accordo? Sì, Dov'è? Eccolo qua. Eccolo qua, sei di cuori, giusto?
di tutte queste carte che sono tantissime, ok? 6 di cuori. Ora guarda, io mescolo, a me non mi interessa sapere dove sia. Vedi che non so dove possa essere le 6 di cuori, non mi interessa. Tu farai il miracolo e non dormirai stanotte, ricordi da questo mazzo di carte, scommetti? Io dormirò. prendo, no, io prendo l'elastico e stringo tutto, vedi? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trovi il tuo 6 di cuori. Vai. Ok, 15. 15. Ora ascoltami benissimo, è importante che tu mi ascolta. Questo numero è dato dal caso, sei d'accordo? Io non posso sapere la tua mente come ragiona, giusto? È impossibile. Se ora la quindicesima carta di questo mazzo, ok? Ah, tolgo l'elastico prima. Se ora fosse esattamente la quindicesima carta, il tuo 6 di cuori, cosa diresti? Tu sei un mago fantastico. Ok, contiamo insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Sì. 11, 12, 13, 14. Questa è la quindicesima carta reale. E Sì. non ti puoi spiegare questo Bello. miracolo. Sì, sei. Un mazzo tutto regolare, tutto esaminabile. Bravo. Io E ti fammi un altro ringrazio trucchetto. di cuore. Cerca Stefano Nobile su Facebook e chiedimi l'amicizia, ok? Ciao Ok. carissimo. Pensa, io qui ho un mazzo di carte completamente regolare, ok? Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Che ti piace? Vai. Vai. Il Il due due di cuori, che è una bellissima carta, e ci sarà sicuramente il due di cuori, perché se il mazzo è regolare, andiamo in cerca, ci sarà. Ma a me non mi interessa dove si trova, sai perché? Perché io mescolo. E mescolando, io non posso sapere se la tua carta è la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente. Ora guarda perché tu farai un miracolo che non dormi stanotte, non sto scherzando. Io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? E non posso manipolare, tagliare niente. Dimmi un numero tra 1 e 52 dove tu pensi che si trova il tuo 2 di cuori. A tua sensazione, vai. Quattro. Numero Quattro. 4. C'è un motivo particolare perché hai detto numero 4? No. Sì. Sì? Io non posso saperlo però, eh. Ora tolgo l'elastico. Ci sei? E guardiamo insieme la quarta carta. 1, 2, 3, questa è la quarta carta reale. Se è il 2 di cuori, tu crederai nei miracoli, giusto? Sì. Non si può spiegare. Io ti ringrazio di cuore, sei stata gentilissima e ricordi credere nei miracoli, eh? Ciao! Una carta da gioco che vuoi tu, libera, quella che vuoi. Asso di picche. Asso di picche, che sicuramente ci sarà nel mazzo, se il mazzo è regolare ci deve essere l'asso di picche, no? Dov'è? Sì. Eccolo qua, giusto? Tra tante Ok. carte che potevi scegliere, sei d'accordo, no? Ora io mescolo, a me non mi interessa sapere dov'è l'asso di picche, non so se è la prima, la seconda, la quarta, non so niente, sei d'accordo? Ora stai attento, perché questo è un mazzo knock, vedi? Che non si può segnare niente. Io prendo un elastico, lo vedi? E chiudo tutto. Perché? Perché così non posso tagliare il mazzo, non posso manipolare. Ma sei tu che farai il miracolo. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova l'asso di picche. Vai. 27. 27. Ora, se vuoi, puoi cambiarlo, ma forse sei legato a questo numero. Comunque, io tolgo l'elastico. Ah, aspetta, 27, giusto? Ok, togliamo l'elastico, ok? E lasciamo qua il tutto, lo vedi? In maniera chiara. Se ora io conto 27 carte, la 27esima carta è la tua carta, l'asso di picche, cosa diresti? Secondo allora, partendo dal fatto che in teoria potrei pensare che tu manipoli il mazzo, nel senso che no, aspetta, ti spiego, che tu hai l'asso di picche nell'altra mano e alla 27esima carta lo fai uscire. Lo so, Bravissimo. però potrei pensare questo, Ok, capito? se io ti faccio il conteggio pulito e tu vedrai la tua 27esima carta da un mazzo chiuso da elastico, ok, che tu hai visto. Allora, contiamo insieme. 1, 2, 3, in maniera pulita, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e siamo a 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e siamo a 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Questa è la 27ª carta pulita. Le possibilità sono 2704. Cuori, cuori, fiori, picche, 20, 52 per 52, 2704. Questo è un miracolo. Allora, Un mazzo l'hai preso con un'altra, tutto regolare. mano. Tutto regolare, non è spiegabile, credimi. È per forza spiegabile. No, è un Holy Grail. Cerca Stefano Nobile su Facebook, ci conto, veramente ci conto. Ok, siete in due. Vedi che è un mazzo di carte normalissimo, giusto? Bravissimo. E vedi che sono tutte carte diverse? Ok, tutte diverse? Benissimo. Ora dimmi una carta da gioco che vuoi tu, una che ti piace, qualsiasi carta, vai. Quale? Quella cuori. Dimmi. Asso di cuori, due di cuori, tre di cuori, quattro di cuori. Dimmi. Tre di cuori. Ok, una carta casuale, giusto? Bravissimo, ok. Adesso io mescolo le carte, ok? E ti chiedo una cortesia, di queste carte che non posso sapere niente, io prendo un elastico, vedi? E chiudo il mazzo, giusto? Ora dimmi una carta, dimmi, scusami, un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che sia il tuo 3 di cuori. Un numero tra 1 e 52, vai. 10, io tolgo l'elastico, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa è la decima carta, giusto? Inspiegabile. Ciao, carissimo. Questo effetto perché non ti darei una spiegazione logica. Non sto scherzando, non l'hai mai visto né David Blaine, Chris Angel, a nessuno. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, quella che vuoi. Vai. 6 di picche. Ora sei d'accordo che ci sarà nel mazzo. Guardiamolo insieme per farti vedere che il mazzo è regolare. Ci sarà 6 di picche. Adesso non so dov'è. Eccolo qua. Lo vedi 6 di picche, giusto? Ora stai attento, io mescolo le carte, a me non interessa sapere dove si trova il 6 di picche, non so se la prima, la quarta, la sesta, non mi interessa. Tu farai il miracolo, questo è un mazzo no che non si può neanche segnare, ok? Io prendo un elastico e chiudo tutto con un elastico, vedi? Strettissimo, non posso tagliare il mazzo, manipolare. Questo è l'Holy Grail delle carte di un gioco di prestigio mai visto, ripeto. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove vuoi tu? Dove senti che si possa trovare la tua carta di 6 di picche? Vai. Il mazzo è qua. Dimmi. 4. Ora ti chiedo una cortesia, se vuoi, perché se vuoi puoi anche no. Lo puoi cambiare, ma forse il 4 ti dà una sensazione. Sei legato a qualcosa, adesso sicuramente non hai detto un numero a caso. Io tolgo solo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio qui il tutto. Sei d'accordo, no? Se ora la quarta carta fosse il tuo 6 di picche, sarebbe un miracolo. Certo, non ci 1, credo. 2, 3, questa è la quarta carta. Il 6 di picche. Sei un grande vecchio, sei un grande. Cerca, Sei un grande. cercami, chiedimi l'amicizia Stefano Nobile su Facebook. Ok, ci conto, Stefano Nobile. Aspetta, Te lo scrivo qua, guarda, te lo scrivo qua. ah, Guarda, scrivo. sì, te lo scrivo qua. Stefano Nobile, Facebook, anche su Instagram sono comunque. Ok? È stato un piacere conoscere. Un mazzo di carte completamente regolare, sono le carte Nock, sono un mazzo normalissimo, ok? Spero che tu le vedi bene in maniera chiara e pulita, giusto? Ora dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Il? Quattro 4 di cuori, ok, sicuramente ci sarà nel mazzo, è ovvio, se il mazzo è regolare ci deve essere il 4 di cuori, giusto? Sei d'accordo, no? E sicuramente sarà dentro da qualche parte, ok? Ma a me non mi interessa sapere dove si trova e voglio che tu lo veda che ci sia perché poi pensi, non c'è più, spero che tu lo veda da qualche parte. L'avrei visto, giusto? Ok, fantastico. Ora io provo a fare una cosa, tu studi matematica, scienza a scuola? Sì, io così stivo.
Fai anche quello, fantastico. Ora tu mi devi dire una cortesia, se per te questo che vedrai ha un'aspirazione logica, soprattutto perché il mazzo è mescolato, quindi non so se la tua carta è in mezzo, dove si trova, niente, giusto? Guarda tu stesso, io prendo di queste carte un elastico, vedi? E stringo tutto con un elastico, in modo che, tu sai, nella logica, tutto intorno è impossibile manipolarlo, non far niente, giusto? Ora tu farai il miracolo, dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova la tua carta, ovvero il 4 di cuori. Dove pensi che sia? 17. 17. È un numero che hai detto tu, casuale, giusto? Dalla tua mente, no? Che non posso entrare nella tua mente, sei d'accordo in questo, giusto? Bravissimo. Se la 17ª carta di questo mazzo, io tolgo l'elastico intanto, che non ci interessa niente, ok? Se l'elastico è qua, lo vedi, no? Se la 17ª carta fosse il 4 di cuori, cosa diresti? Probabilmente saresti qui. Un miracolo, giusto? Stiamo vivendo insieme un miracolo. Insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Questa è la 16ª e questa è la 17ª. Sei d'accordo o Sì. no? Guarda e stupisciti. Cosa puoi dire? Non so che Un mazzo completamente regolare, tutto esaminabile, tutte carte regolari, un mazzo che hai a casa anche tu, tranquillamente. Cerca Stefano Nobile su Facebook e vedrai tutti i miei effetti, diventiamo amici, ok? Ciao carissimo. Io ho un mazzo di carte tutte diverse, le vedi? Tutte regolari, ok? Ora ti chiedo una cortesia, nomina, dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Una carta libera, io non posso sapere. Una carta che ti piace, che ti dà una sensazione, tutte carte diverse. 3 di picche, che fatalità, vabbè, c'è il 3 di picche, c'è nel mazzo, è ovvio. Ma a me non mi interessa per dov'è, perché voglio mescolare, vedi? A me non mi interessa sapere se è la prima, la seconda, la quarta, niente, perché tu farai il miracolo. Se il mazzo è regolare e lo chiudo con un elastico, vedi? Un elastico, tac, è impossibile manipolare il mazzo, sei d'accordo? Non posso tagliare il mazzo e niente. E ora sarai tu a fare questo miracolo. Dimmi un numero tra 1 e 52. Dove pensi che si trova il tuo 3 di picche? Vai. 20. 20, io tolgo l'elastico e contiamo 20 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Questa è la 20ª carta. Se è il 3 di picche, non ti puoi dare un'aspirazione. Inspiegabile. Ciao, Mobile su Facebook, cercami. Allora, guarda tu stesso, un mazzo regolarissimo di carte. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi, libero, libera scelta. Sette di picche. Allora, sicuramente ci sarà sette di picche perché il mazzo è regolare. Andiamo a cercarlo insieme. Eccolo qua, guarda, sette di picche, ok? A me non interessa dove sia, perché vedi che io mescolo, quindi non so se la prima, la seconda, la quarta, non mi interessa niente, anche perché uso un mazzo Nocche regolare, giusto? Ora guarda, io prendo l'elastico e chiudo tutto, vedi? In modo che non posso sapere mai dove si trova, giusto? Ti chiedo, dimmi un numero tra 1 e 52, dove pensi, senti che si trovi il 7 di picche. Se avviene è un miracolo, vai. Il mazzo è chiuso, strettissimo. Un numero tra 1 e 52. 42. Ora ascoltami benissimo, perché se vuoi, puoi anche cambiarlo. Ti do anche la possibilità di cambiarlo. Magari c'è un tuo numero più preferito, come vuoi tu. 21. Facciamo la metà, 21. La metà di 42. Allora, non 42, ma 21, giusto? Io tolgo l'elastico, vedi? Sì. Ok. Ok? E lo lascio qui. Ok? Il mazzo, bello chiaro, con l'elastico, giusto? Se ora io conto 21 e la 21ª carta è la tua carta, cosa, la tua mente cosa direbbe? Può essere sia probabilità Che è un miracolo. che anche sì. Anche un Anche miracolo, un sì. miracolo. Ora guardiamo insieme. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Questa è la 21ª carta. Le possibilità sono 2704, che 7 di picche è in 21ª carta. Un mazzo regolare, tutto esaminabile. Tu hai visto un effetto che non ha una spiegazione logica e hai anche cambiato il numero. Io ti ringrazio, cerca Stefano Nobile su Facebook, diventa mio amico, ok? Ciao carissimo. Ciao. Forse qualche mago lo vedrai un domani, nel 3045. Vedi un mazzo di carte regolare, tutto diverso, ok? Ora dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera, quella che vuoi, libera. Devo dire Sì, vai. 7 di 4. 7 di quali, bellissima carta. 7 di quali ci sarà nel mazzo, perché se il mazzo è regolare ci deve essere, se non so dove si trova, ma ci sarà, giusto? Ora io mescolo le carte, vedi? Non voglio sapere dove si trova, può essere la quarta, l'ottava, la nona, a me non mi interessa niente perché tu farai il miracolo. Tutte carte non possibili segnarle niente. Io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? In modo che se io chiudo con l'elastico non puoi fare niente, tagliare il mazzo, manipolare, giusto? Lo vedi, spero. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo 7 di quadri. Vai. Sette. Numero 7 hai detto? Sì. Ok, io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio qua il tutto. Spero che si veda l'elastico tolto. Ora andiamo a contare 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la settima carta, sei d'accordo? Se questa carta è il 7 di quadri, è un miracolo. L'effetto che non ti fa parlare. Un mazzo completamente regolare, tutto esaminabile. Io ti ringrazio tantissimo. Se vuoi dire un'esclamazione, basta anche un respiro. Stefano Nobile cerca su Facebook, ok? Mi chiedi l'amicizia. Ciao carissimo. Vedi un mazzo di carte? Ora ti faccio vedere qualcosa che non hai visto nella tua vita, non sto scherzando. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi, libera. Vai. Due di cuori, bellissima carta. Allora, sicuramente ci sarà il due di cuori nel mazzo, è ovvio, perché se il mazzo è regolare, ci deve essere anche il due di cuori. Ma a me non interessa dov'è, perché io mescolo. A me non mi interessa niente. Tu farai il miracolo da questo mazzo di carte. Sai perché fare il miracolo? Perché io prendo un elastico, vedi, e chiudo il tutto in maniera strettissima che non posso manipolare niente. Ora dimmi un numero tra 1 e 52 dove tu pensi che si trova il 2 di cuori. Vediamo se tu fai il miracolo. Guarda, il mazzo è qua. Ok? 28. Ora ascoltami, se vuoi puoi anche cambiarlo. O se ti va bene, teniamo il 28. Vabbè, presumo che ti piace il 28. Ok, io tolgo l'elastico, ok? E lascio qui tutto. Se ora la 28ª carta fosse la tua carta, sarebbe un miracolo. Guarda tu stesso. Osserva. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Questa è la 28ª carta. Il 2 di cuori. Non si può spiegare, un mazzo tutto regolare, completamente esaminabile. Io ti ringrazio, cerca Stefano Nobile su Facebook, Stefano Nobile, ok? E chiedimi l'amicizia. Ciao amico. Ok, scriva. Guarda qui, un mazzo regolare, lo vedi carissimo, normalissimo. Ora dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera, nessuna forza, quella che vuoi tu.
Io tanto leggo, non ti preoccupare, non ci sono. 5 di cuori. Ti faccio vedere che il 5 di cuori c'è nel mazzo. Se il mazzo è regolare, bellissima carta tra l'altro. 5 di cuori, 5 di cuori. Eccolo qua, 5 di cuori. Ok? Ma a me non interessa sapere dov'è, perché io mescolo. Cioè, quando tu non sai la prima, la quarta, la nona, la ottava, non sai niente. E soprattutto il miracolo con queste carte lo farai tu. Non ci credi? Guarda tu stesso. Io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? E non posso tagliare il mazzo, manipolarlo, è tutto chiuso, lo vedi? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova a sensazione il 5 di cuori. Vai. Il mazzo è qui. 10. Ora io tolgo l'elastico, ok? E contiamo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa è la decima carta. Maniera pulita. Sei d'accordo? Questo è un miracolo. Io ti ringrazio di cuore, cerca Stefano Nobile su Facebook e chiedimi l'amicizia. Ciao! Una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi. Scrivi tanto, leggo che scrivi, non ti preoccupare. Vai, quella che vuoi tu. Ti faccio vedere un qualcosa che non hai mai visto nella tua vita. Qualsiasi carta da gioco, vai. Scrivi. Tre di quadri, ora sicuramente sarà dentro, è ovvio, te la faccio vedere perché se il mazzo è regolare ci deve essere il tuo tre di quadri. E beh, è ovvio che c'è, eccolo qua. Ok? Ora a me non interessa. Sai perché non mi interessa? Perché quando io mescolo non posso sapere se la tua carta è prima, sesta, ottava. A me non mi interessa niente e ti spiego perché. Perché di questo mazzo io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con elastico in modo che non posso sapere. Non posso manipolare, tagliare il mazzo, fare niente. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trovi il tuo 3 di quadri. Vai, il mazzo è qua. Chiuso, non posso fare niente. 20, tolgo l'elastico e ora contiamo 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, questa è la ventesima carta, non si può spiegare questo miracolo. Tutto esaminabile, mazzo regolare, un effetto che non hai mai visto nella tua vita. Io ti ringrazio, Stefano Nobile su Facebook, se vuoi chiedermi amicizia, grazie mille, ciao! Se ogni singola carta è diversa, ok? Ci siamo? Boh! Adesso dimmi tu col cappellino una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, vai. Lo stesso, indifferente, una carta da gioco, vai. 7 di quadri. Sette di quadri, fantastico. Il sette di quadri ci sarà, andiamo a vedere insieme, perché se il mazzo è regolare ci deve essere sette di quadri, dov'è? Se lo sono mangiato, eccolo qua, sette di quadri c'è, perfetto. Lo vedi? Ok? Qualsiasi carta da un mazzo di carte, giusto? Qualsiasi. A me non mi interessa però dove si trova, sai perché? Perché io mescolo, quindi non so se la tua carta sarà la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente, vedi? Io mescolo, ma il miracolo lo farete voi da questo mazzo completamente esaminabile e regolare. Io prendo un elastico e chiudo tutto. Vedete ragazzi che è impossibile che io taglierò il mazzo, manipolo, vedete? Bello stretto. Ora tu col cappellino, il 7 di quadri ha scelto il tuo amico con gli occhiali, tu col cappellino dimmi un numero tra 1 e 52 dove tu pensi che si trova il 7 di quadri. A tua sensazione. 40? Ok, c'è un motivo particolare? Cioè è detto così a caso, giusto? Ok, io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? L'elastico si vede, ok? Adesso proviamo un miracolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45. Siamo a 45, ragazzi. Ci siamo? Qui sotto ci deve essere 7 di quadri, ragazzi. 46 e la 47esima carta. È il 7 di quadri. Tutto in diretta davanti ai vostri occhi, ragazzi. Pazzesco. Ma la cosa incredibile, ma sapete qual è la cosa incredibile? Che ve lo posso ripetere. Cioè, quante volte voglio da un mazzo mescolato? Guardate, vi faccio vedere. Guarda. Io mescolo, giusto? Vabbè, io sono un prestigiatore comunque, non so se l'avete capito, ok? Adesso, ditemi, io faccio vedere le carte, ragazzi. So tutte completamente, le vedete, spero, no? Tutte completamente libere, un mazzo regolarissimo. Ora, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, vai. Due di picche, giusto? Che ci sarà nel ma... Due di picche, ho sentito bene, sì? Ok. Adesso sicuramente la carta sarà dentro da qualche parte, è normale. Ma ripeto, a me non interessa sapere dove si trova, perché nel momento che io mescolo, non mi interessa più. Addirittura io prendo carte a caso, le scambio così, non mi interessa. Perché voi farete per la seconda volta da un mazzo regolare il miracolo. E come? Sempre il solito discorso. Guarda, prendiamo l'elastico e chiudiamo. Vedi? Stretto, non ho punti di riferimento, niente, impossibile. Ora, ditemi un numero tra 1 e 52, qualsiasi numero, concentrati bene, vai. Il mazzo è qua, non ho segni, niente, chiuso da elastico strettissimo. Quello che vuoi tu, eh? C'è un motivo particolare? È il tuo numero preferito. Io tolgo l'elastico, ok? Giusto? L'elastico qua, lo vedi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la settima carta. Se è il 2 di picche, è un miracolo. Ragazzi, allora vi chiedo una cortesia se potete. Stefano Nobile su Facebook. Chiedetemi l'amicizia e diventiamo amici, ok? Stefano Nobile. È stato un piacere. Ciao ragazzi. Mazzo di carte completamente regolare. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi. Vai. Di Voglio un asso. cosa? Cuori, quadri, fiori, picche? Di fiori. Asso di fiori, che sicuramente sarà nel mazzo, giusto? Se il mazzo è regolare ci deve essere per forza, no? Adesso io prendo e mescolo, vedi? Non mi interessa niente sapere dove si trova, ma tu farai, carissimo amico mio, da questo mazzo di carte un miracolo. Guarda, perché io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto. Sei d'accordo che non posso manipolare il mazzo e niente? Dimmi un numero tra 1 e 52, dove pensi che sia l'asso di fiori? 37. 37, sei d'accordo che io non posso sapere niente? Cioè, nel senso, il mazzo è chiuso, giusto? E quando un mazzo è chiuso, come puoi sapere, cioè come puoi manipolare un mazzo chiuso? È impossibile. Bravissimo. Sei Gesù. Bravissimo. Quindi è impossibile. Eppure, io ti faccio vedere che tolgo l'elastico, vedi? Giusto? E ora contiamo insieme 37. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ci sei fin qua? 31, 32, 33, 34, 35, 36 e la 37esima, che carta Non vedi? ci credo. È un miracolo. Voglia. Io ti ringrazio tantissimo. Chiedimi l'amicizia, carissimo. Ciao. Faccio vedere che sono tutte carte normalissime, cioè veramente normali, ok? Adesso dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu, libera scelta. Vai. Sei di cuori, che sei di cuori è una bellissima carta e ci sarà dentro nel mazzo, ovviamente, giusto? Se il mazzo è regolare ci deve essere sei di cuori, no? Ma a me non mi interessa dove si trova. Sai perché? Perché può essere ovunque, perché io mescolo. Nel momento che io mescolo, non posso sapere. Guarda come mescolo in maniera casuale, prendo le carte così, non mi interessa. Perché tu farai il miracolo. Non ci credi? Da queste carte normali tu farai un miracolo. Io prendo un elastico e chiudo, vedi? In modo che con l'elastico non posso manipolare le carte, tagliarle, niente, giusto?
Ora dimmi un numero tra 1 e 52. Vai, un numero che vuoi tu. 42. C'è un motivo particolare o così? Perché io posso darti la capacità, se vuoi, di cambiare anche il numero. Ti va bene? Ok, togliamo l'elastico, giusto? E adesso andiamo insieme a vedere 42esima carta, se è la tua carta, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28, 39, 40, 41, è la 42esima carta esatta, il 6 di cuore. È un miracolo che avete provato. Sono Stefano Nobile su Facebook e io creo questi effetti con mazzi di carte normalissime, tutto esaminabile, è la mia passione. Stefano Nobile su Facebook, ok? Ci tengo moltissimo. Ciao! Inspiegabile. Vedi un mazzo di carte normalissimo? Tutte carte regolari, giusto? Adesso io ti chiedo una cortesia. Di tutte queste carte che tu vedi, ok, casuali, pensa semplicemente una carta, dimmi una carta che ti piace, nominala pure lo stesso, non cambia niente. Una carta che vuoi tu, vai. Vai. 10 di cuori. 10 cuori, bellissima carta. Allora, 10 di cuori, se tu vedi, ci sarà nel mazzo, è ovvio, giusto? Il mazzo è regolare, ci deve essere per forza, giusto? Sei d'accordo, no? A me non interessa dove si trova il 10 di cuori, perché sicuramente lo vedrai, ma non mi interessa, guarda, lo vedi, l'avrei visto da qualche parte. Ok? Ci sarà. A me non interessa perché io mescolo. E non solo, la cosa incredibile è che di questo mazzo di carte dove non sappiamo dove si trova il 10 di cuori, io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto in modo che non posso tagliare il mazzo, manipolare, niente, lo vedi bene, è chiaro, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che sia il 10 di cuori. Vediamo se tu fai il miracolo, vai. Dieci. Io tolgo l'elastico, giusto? E lascio qui il mazzo, ok? Ora contiamo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa è la decima carta. Il 10 di cuori. Inspiegabile. La cosa incredibile è che questo effetto si fa con un mazzo di carte completamente regolare. Io ti ringrazio, hai visto il mio Akan. Se vuoi, cercami un'amicizia su Stefano Nobile Facebook. Stefano Nobile, ok? Posso farglielo fare a mio fratello che mi chiede se lo può fare? Certo, Madonna, chiamalo, chiamalo. Siamo in diretta, speriamo che dura. Carte normalissime. C'è? Non c'è? Ok, chiama, vai. Dai, che se no mi scarica. Ciao Edoardo, allora ascoltami qua benissimo. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi. Vai, una carta da gioco, quella che vuoi tu. Due di picche, sicuramente ci sarà nel mazzo, giusto? Due di picche, se il mazzo è regolare ci sarà, sei d'accordo o no? Vediamo dove, aspetta, ah, eccolo qua, guarda, due di picche, eccolo qua, lo vedi? Che a me non interessa sapere dove si trova nel mazzo, sai perché? Perché io mescolo, vedi? A me non interessa se la tua carta è seconda, quarta, guarda, ho preso tutto anche proprio un casinato al massimo e non solo, non posso segnare queste carte perché non sono segnabili, si vedrebbe subito, no? Adesso io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto. Sei d'accordo? Vedi che ho chiuso tutto? Giusto Sì. o no? Ok, ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che sia il 2 di picche. Qualsiasi numero tu senta. Vai. 30? 37? Giusto? 37. C'è un motivo particolare perché hai detto 37?
Vero, se è legato a qualcosa, no? Immagino, giusto? È legato a qualcosa, vabbè, non importa, non importa. Io tolgo l'elastico, ok? Giusto? Ora andiamo a contare 37 carte, ok? Insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e la 37esima carta, il tuo 2 di picche. Ciao ragazzi, è stato un piacere immenso. Ciao, è stato un piacere. È possibile. Dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu. Ti faccio vedere tutte carte diverse, ok? Un mazzo regolarissimo. Una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi. Libero. Guarda questo miracolo. Non l'hai mai visto fare. Quattro di cuori. Sicuramente quattro di cuori c'era nel mazzo, questo è ovvio. Se il mazzo è regolare c'è, no? Ora io prendo le carte e le mescolo. A me non mi interessa sapere dove si trova, se la tua carta sarà la prima, la sesta, l'ottava. Non mi interessa niente. Perché da questo mazzo bicycle tu farai un miracolo. Guarda, io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? Ora io non posso manipolare niente. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi, senti che si trovi il tuo, la tua carta, il 4 di cuori. Vai. Io non posso fare niente, tutto qua chiuso. 23. Ora, se tu puoi cambiare il numero se vuoi, ma se ti va bene, teniamo il 23. Io tolgo l'elastico, ok? E lascio qui il mazzo. Ora, l'elastico è qui. Se la 23esima carta è il tuo 4 di cuori, è un miracolo. Numero 23, attenzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, questa è la 23esima carta, il numero che tu hai detto è 4 di cuori. Guarda tu stesso con i tuoi occhi. Un miracolo inspiegabile. Carissimo, cerca Stefano Nobile su Facebook e chiedimi l'amicizia, così vedi tutte le mie invenzioni, le mie creazioni che faccio. Ciao! Mi senti? Vedi qui, vedi le carte, giusto? Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi. Dimmi una carta, vai, quella che vuoi tu. Sette Il sette di cuore rosso. di cuore rosso, fantastica. Ci sarà dentro sicuramente se il mazzo è regolare, andiamo insieme a cercarlo. Eccolo qua, sette di cuore rosso, ok? Lo vedi, giusto? Ora io prendo le carte, le mescolo. A me non mi interessa sapere dove si trova. Vedi che prendo le carte a caso? Non mi interessa perché voi farete un miracolo inspiegabile da questo mazzo di carte regolare. Guarda perché. Io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? In modo che non posso manipolare le carte, fare niente, giusto? Benissimo. Adesso dimmi un numero tra 1 e 52. Un numero tra 1 e 52 dove tu senti che si trova il tuo 7 di cuori. Dove pensi che sia? Vai. 37. 37. Ora ascolta benissimo, se vuoi, io do sempre la possibilità, puoi cambiarlo. O ti va bene? Penso che ti piaccia questo numero. Ora guarda, 37 rimane. ok, tolgo l'elastico, guarda, Ops, ci sei? E lascio il mazzo qui, visibile. L'elastico è tolto. Se ora io conto 37, ci fosse la tua carta, sarebbe un miracolo. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e la 37esima carta. Che carta vedi? Questo è un miracolo. Inspiegabile.
In vita tua, non sto scherzando. Vedi le carte da gioco tutte diverse? Un mazzo regolare, uso carte bicycle. Ora, io sono un mentalista, dimmi una carta... Ok, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera, qualsiasi carta tu voglia, una tua carta preferita, quella che vuoi tu, vai. Musicista, canti, anche io canto, fatalità, siamo due. Okay. Vai, dimmi una carta. Sette di fiori. Sette di fiori, allora sicuramente ci sarà, andiamo a vedere insieme perché se il mazzo è regolare, questo è per farti capire l'autenticità del gioco, eccolo qua, sette di fiori, ok? Qualsiasi carta, ma a me non mi interessa, sai perché? Perché io mescolo, non voglio sapere se la tua carta può essere, non so, la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente. Il mazzo è un mazzo basico regolare, ma tu farai un miracolo inspiegabile. Vedi questo elastico? Io metto intorno tutto l'elastico. Aspetta, faccio vedere, guarda, in maniera chiara. Tac. In modo che tutto intorno, vedi? Cioè non posso manipolare, tagliare niente. Spero che tu riesca a vedere, ok? Ora, tu farai il miracolo. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova la tua carta. Qualsiasi numero. Qualsiasi numero va benissimo. Dimmi. C'è un motivo particolare? Dove? C'è un motivo particolare? No, volevo un numero basso. Volevi un numero basso, eppure, potevi, puoi anche cambiare il numero se vuoi, ma ti piace il numero 2, sarai legato a qualcosa, adesso non lo so. Io tolgo l'elastico, vedi? E lascio qua il mazzo, giusto? Spero che tu veda l'elastico, ok? Ora, se io conto 1 e questa è la seconda carta, giusto? Tu che carta avevi detto? Sì. Che carta hai detto? Sette di fiori. Sette di fiori. Se questa carta fosse il sette di fiori, sarebbe incredibile. Tantissimo. Pazzurdo. È tutto eseguito con un mazzo completamente regolare, esaminabilissimo, tutte carte diverse. Io sono Stefano Nobile su Facebook, se vuoi mi chiedi l'amicizia così vedi le mie creazioni, le mie invenzioni che faccio. Stefano Nobile. Grazie, sei simpaticissimo. Ciao carissimo. Ciao. Fantastico, fantastico. Allora, piacere, sono Stefano Nobile. Guarda tu stesso, io ho un mazzo di carte, giusto? Spero che tu veda tutte carte differenti, ok? Ora dimmi tu stesso tutte carte differenti. Guarda, spero che tu veda bene, ok? Si vede, giusto? Ora dimmi tu stesso una carta da gioco che vuoi tu. Qualsiasi carta, tu vedi che sono tutte diverse, una carta da gioco che vuoi tu, libera, quella che vuoi, vai. Sette di fiori. Sette di fiori, vuoi cambiare o ti va bene? No, va bene. Ok, ora guarda, io mescolo, non mi interessa niente sapere dove si trova, prima, quarta, ottava, non mi interessa, sai perché? Perché di questo mazzo di carte tu ora farai un miracolo assurdo. Io prendo un elastico, vedi, e chiudo tutto con l'elastico. Vedi? In maniera molto chiara. Quindi non posso tagliare il mazzo, manipolarlo, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il 7 di fiori. Vai. 42. 40? 2. 42. Vuoi cambiarlo? Ti va bene? Tolgo l'elastico intanto. No, va bene, va bene. Va benissimo, ok. Io qui c'ho un elastico che ho tolto, vedi? Se ora io conto 42 carte e ci fosse la tua carta, sarebbe un miracolo. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e la 42esima cosa vedi? La tua carta. Questo è un miracolo che hai subito anche tu, si chiama Life Account. Mi trovi su Facebook, Stefano Nobile, se mi chiedi l'amicizia vedi tutte le mie invenzioni, le mie creazioni che faccio, cose assurde. Ok? Ci conto, ciao, grazie, carissimo. Non ho visto fare nessun persiatore, non sto scherzando. Vedi un mazzo di carte tutto in bicycle, un mazzo regolarissimo di carte, giusto? Ora dimmi una carta da gioco che vuoi tu, veramente libera, nessuna forza, quella che vuoi, la tua preferita. Guarda. Due di picche, sicuramente due di picche ci sarà nel mazzo, ovvio se il mazzo è regolare ci sarà, ma a me non mi interessa per dov'è, perché io vedi mescolo, non so se la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente. Ora tu farai di questo mazzo di carte un miracolo, io prendo un elastico, vedi, e chiudo tutto con un elastico, vedi che non posso manipolare, tagliare niente, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo due di picche, vai. 42. 42, c'è un motivo particolare?
No. No. Ok, io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio qua il mazzo, e l'elastico è qui. Se ora io conto e la 42esima carta è la tua carta, è un miracolo? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e la 42esima, che carta vedi? No, bravo, sei un bombero. Tutte carte esaminabili, un mazzo regolarissimo, bicycle, un elastico tutto chiuso. Io sono Stefano Nobile su Facebook, mi trovi, se vuoi chiedermi l'amicizia vedi le mie invenzioni, le mie creazioni che vendo su Penguin, su tutti i siti mondiali di magia. Ti ringrazio tantissimo, carissimo, ciao! Ciao ciao! Una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, vai! Sette di picche. Sette di picche, sicuramente ci sarà, se il mazzo è regolare ci deve essere sette di picche. Andiamo in cerca insieme, dov'è? Guarda, te lo faccio. Eccolo qua, guarda. Eccolo qua, lo vedi? Perfetto, quindi okay. Le carte sono regolari, un mazzo regolare. Ma a me non mi interessa perché io mescolo le carte. Io non voglio sapere dove si trova, se la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente. E sai perché questo? Perché tu farai di questo mazzo di carte un miracolo. Guarda, io prendo l'elastico, vedi? E chiudo tutto. Sei d'accordo? Bello stretto. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo 7 di picche, vai. 47. 47. Ok, c'è un motivo particolare? No. Cioè, così l'hai detto a caso, giusto? Sì, sì, proprio a caso. A caso. Io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? Sì. E quindi l'elastico è qua. Se ora io conto 47 carte, c'è la tua carta, è incredibile, giusto? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e la 47esima carta cosa vedi? Porca! Bravo. Questa è l'Holy Grail, è un effetto con le carte che si fa con un mazzo completamente esaminabili, carte regolarissime, un elastico che chiude tutto il mazzo. Io sono Stefano Nobile su Facebook, chiedimi l'amicizia se vuoi, così vedi tutte le mie creazioni, le mie invenzioni. Stefano Nobile, ok? Non con la M di immobile, con la N di Napoli, Nobile. Ciao carissimo, è stato un piacere, ciao. Cosa di incredibile, vedi un mazzo di carte, io lo mescolo, giusto? Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Vai. Sette di picche. Sei d'accordo che un mazzo di carte mescola sette di picche? Ora chiaramente ci sarà il sette di picche, giusto? Andiamo a vedere insieme dove si trova, bla 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 bla, il sette di picche, eccolo qua, eccolo, guarda che bello. Lo vedi? Sette di picche, sì. Giusto? Quindi il mazzo è regolare, giusto? Ma io mescolo, a me non mi interessa niente. Vedi che non so se la prima, la quarta, l'ottava, non so niente, giusto? Ora, di questo mazzo di carte, tu farai un miracolo e non ti darai una spiegazione logica. Guarda tu stesso, vedi che ho chiuso tutto con elastico? Bene. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova la tua carta. Vai. 27. 27. C'è un motivo particolare? In realtà no, l'ho sparato qua. Aspetta, ok. Io tolgo l'elastico, ok? E lascio qui il mazzo, giusto? Se ora la 27esima carta è la tua carta, è un miracolo? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, questa è la 27esima, sei d'accordo? E tu hai detto 7 di picche, e questo è un miracolo. Ma cosa? Tutte carte regolari, un mazzo completamente esaminabile. Look, all different cards, ok? Name it any card that you want, any card. 7 no, Ace of Spades. Beautiful card, Ace of Spades. I have in the deck is normal,
I don't know where it is, but I have a suspense, I won't show you that it's a regular deck, no? Ok, vabbè, I have, no, important, it's not important, because I shuffle, it's not important, but you see, I think that you see the card, no? Where is Ace of Spades? I see. Ok, you see, ok? Now, I don't know where is in the deck, but I close with the rubber, ok? Very close. Name it any number, 1 between 52. I no break nothing. Mira bien, papu. 25. Okay. Now, yes. if you want, you can change it. No, but you like, no? I think. No. I take the rubber, okay? And I put it here. Look at the rubber. If 25 card exactly, it's your card, it's a miracle. Yes. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, this 25 card, Ace of Spades. Excellent. The Holy Grail, yes. For 2 times, okay, is 31. It's Holy Grail because all normal deck, all different deck, no fake normal deck, all examinable. I'm Stefano Nobile on Facebook. Add me with friends if you want to see my creation, invention. I have all in my profile Facebook. Stefano Nobile. Stefano Nobile. Okay? Thank you very much, Nobile. I write, look. I expect one moment. This. Look. Stefano Nobile. Okay? Thank you very much, my friend. Next time. Una spiegazione logica, non sto scherzando, tutte carte completamente diverse, ok? Ora dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, vai. Donna di quadri. Donna di quadri, che sicuramente ci deve essere il mazzo, giusto? Perché se il mazzo è regolare ci sarà, sei d'accordo, no? Non sappiamo dove, ma ci sarà. Ma a me non mi interessa sapere dove si trova, perché io mescolo, vedi che mescolo, vedi che non posso sapere se è la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente. Ma tu farai il miracolo con questo mazzo di carte. Vedi che io prendo un elastico e chiudo tutto? Spero che si veda che è bello stretto ed è impossibile manipolarlo, giusto? Ora, sì. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova la tua carta. Vai. Il mazzo è qua, eh? Non posso fare niente. Eh? 20. Io tolgo l'elastico, giusto? E ora contiamo 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Questa è la 20ª carta. Le carte diverse, giusto? Ok. Sì. Adesso dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu. Libera. Quella che vuoi. Anche a te, dimmi la carta. Tre di cuori, che sicuramente ci sarà nel mazzo, giusto? Se il mazzo è regolare, ci sarà. Ma a me non mi interessa sapere dove si trova, sai perché? Perché io mescolo le carte, e non solo le mescolo, se tu vedi, io prendo le carte a caso, così, non mi interessa niente, perché tu farai il miracolo con questo mazzo di carte. Cioè io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con l'elastico, in modo che è stretto, e non posso manipolare, giusto? Sì. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo 3 di cuore? 35. C'è un motivo particolare? No. A caso, giusto? Io tolgo l'elastico, ok? Giusto? Sì. E lascio qua il mazzo, ok? Ora se contiamo 35 c'è la tua carta, è un miracolo. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, che carta vedi?
Tre di cuori, come cazzo hai fatto? Sei un pro. Tutte carte regolari, un mazzo di carte completamente normalissime. Io ti ringrazio, cerca Stefano Nobile su Facebook e chiedimi l'amicizia, Stefano Nobile. Ciao carissimo. Dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu, ma veramente tu vedi le carte, sono tutte diverse. Vedi che sono diverse, giusto? Ok. Sette di cuori, perfetto. Una carta libera scelta, che sicuramente ci sarà nel mazzo, se andiamo a vedere. Dove sarà il sette di cuori? Eccolo qua il sette di cuori. Oh, eccolo qua. Pensa, era la prima carta il sette di cuori. Pazzesco. Ma a me non mi interessa sapere dove si trova il sette di cuori, perché si vede che c'è. Perché in tutte queste carte che tu vedi, tu ora farai un miracolo reale. Non sto scherzando. Vedi che io mescolo le carte? Giusto? Io non posso sapere dove è la prima, la quarta, la sesta, non mi interessa, no? Eppure di tutte queste carte io prendo un elastico. Vedi? E chiudo tutto con un elastico. Vedi che è stretto in maniera chiusa completa. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il 7 di cuori. Vai. 47. 47. C'è un motivo particolare? Eh? C'è un motivo particolare? No. No, così casuale, giusto? Io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio qua il mazzo. Ora andiamo a vedere la 47esima carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e la 47esima carta cosa vedi? Inspiegabile, potevi dire qualsiasi numero, qualsiasi carta, il mazzo chiuso con elastico, un mazzo tutto regolare e tu hai fatto il miracolo. Io sono Stefano Nobile su Facebook, ce l'hai Facebook, Stefano Nobile, ciao carissimo. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera scelta, libera. Jolly. No, jolly non c'è, 52 carte senza due jolly, qualsiasi carta, vai, quella che vuoi. 4 di pick. 4 di picche, sicuramente sarà nel mazzo, andiamo a vedere insieme perché il mazzo è regolare, tu non lo conosci questo mazzo, quindi... Allora, 4 di picche, 4 di picche, ah, eccolo qua, guarda che bello il 4 di picche, lo vedi? Giusto? Adesso a me non mi interessa sapere dove si trova, perché io mescolo le carte. Ti ripeto, questo non è un gioco di magia, ma è un miracolo, e te ne accorgerai perché. Di tutte queste carte, tu farai la parte finale, ovvero il miracolo finale. Chiuso tutto con elastico, lo vedi? Quindi non posso tagliare il mazzo, manipolarlo, non posso fare niente. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo 4 di picche, giusto? Vai. Vado, 13. 13. Sei d'accordo che... intanto è casuale il numero, giusto? Sì, sì, è casuale. Vuoi cambiarlo o ti va bene? No, no, va bene. Sicuro? Ok, io tolgo l'elastico. Vedi che tolgo l'elastico? E lascio qua il mazzo? Ora, se la 13esima carta è il tuo 4 di picche, è un miracolo? Probabile. Probabile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Questa è la 12esima, giusto? Ed è tre fiori. Questa è la 13esima. Sei d'accordo? Giusto? Se questa carta fosse la tua carta, sarebbe un miracolo. Tutte carte regolari. Ed è il 4 di picche. Tutto esaminabile. Mazzo regolare. Io sono Stefano Nobile su Facebook e King Akan a Instagram. Ce l'avrai sicuramente. Te lo scrivo così vedi le mie invenzioni, quello che faccio. Eccolo qua. King Akan e Stefano Nobile su Facebook. Ti ringrazio di cuore, ciao amico. Ditemi una carta da gioco che volete voi, qualsiasi carta. Vai. Sette di denari. Che sarebbe sette di quadri, giusto? Ok, andiamo in cerca del sette di quadri. Osservate, guardate, non di cuori, ma di denari. Eccolo qua, lo vedi? Spero che si veda bene. Giusto? Ok, adesso a me non mi interessa sapere dove si trova la carta, non mi interessa, sai perché? Perché io prendo le carte e le mescolo, vedi che le mescolo? Non so dove si trova, ok? Eppure guarda, io prendo un elastico,
e chiudo tutto. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu credi che si trova il tuo set di quadri. Vai. 50. Ci metto una vita, più veloce, dai. No, è 50. È lunga, devo no. fare, sto facendo tantissimi 10, video. 10. 5, 10? Ok, togliamo l'elastico, giusto? Ok, l'elastico è qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e questa è la decima carta. Le possibilità sono 1 su 2704. È un miracolo, un mazzo di carte regolari, sono 2704 le possibilità. Ciao. Tu vedi le carte, tutte diverse. Ti chiedo di dirmi una carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi, libera, scelta, pura. Vai. Scrivila pure, fai quello che vuoi, non cambia niente. Osserva. Di cuori cosa? Asso, 2, 3, 4, 5, donna, re. Due di cuori, fantastica, bellissima. Ok, andiamo in cerca due di cuori, che ci sarà nel mazzo, giusto? È ovvio. Eccolo qua, due di cuori. Spero che si veda bene. Lo vedi? Ok? A me non mi interessa sapere dove si trova, perché io mescolo le carte. Vedi che mescolo? Non posso sapere se è la prima, la quarta, la sesta, non posso sapere niente. E sicuramente sarà dentro da qualche parte nel mazzo. Eppure guarda, tu con questo mazzo di carte farai un miracolo. Io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? In maniera pulita, chiuso, stretto. Ora sei tu a decidere il destino. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu credi che si trova il tuo 2 di cuori. Vai, io sono qua, non mi muovo. Il 20. Il 20. Tolgo l'elastico. Contiamo 20 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Questa è la ventesima carta. Se fosse il 2 di cuori, è un miracolo. Magari. No, vabbè. Bello. Non si può spiegare. Io ti ringrazio, sei gentilissimo. Ciao. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi. Libera. Vai. Cadi 3 di cuori. Tre di quadri, che sicuramente sarà nel mazzo, andiamo a vedere e constatare insieme che il mazzo è regolare e ci sarà il tre di quadri, eccolo qua, guarda che bello il tre di quadri, eccolo qua, vedi? Giusto? Ora a me non mi interessa sapere dove si trova, perché io mescolo, non mi interessa niente, neanche sapere se in mezzo, sopra, sotto, perché tu farai un miracolo con questo mazzo di carte. Tu non so che dice impossibile, ma quello che vedrai non ti farà dormire stanotte, guarda tu stesso. Io chiudo tutto con un elastico, vedi? E ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo 3 di quadri. Vai, io so. 17. 17. Sei d'accordo che qua è tutto chiuso, giusto? E non posso manipolare, giusto? È impossibile manipolare, perfetto. C'è un motivo particolare? No, l'hai detto così a caso. Io tolgo l'elastico, giusto? E lascio qua il mazzo. E l'elastico è qui. Se ora io conto 17 carte e la tua 17esima carta è il 3 di quadri, è un miracolo, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, questa è la 17esima, guarda il miracolo. Un fenomeno! Un mazzo completamente regolare, tutte carte diverse, tutto esaminabile completamente. Allora cerca King Akan su Instagram, ce l'hai Instagram? Sì, sì. Fantastico. Oppure Stefano Nobile, sono su Facebook, vedi le mie invenzioni, le mie creazioni. Stefano Nobile, King Akan, ok carissimo? Ciao. Carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, una carta libera, vai. Ah, puoi scrivi, ok, scrivi, va bene. 9 di picche, giusto? 9 di picche. Ora andiamo in cerca del 9 di picche. Guarda, nine of spades in inglese, ok. 9 di picche, ci sarà? Eccolo qua. Ecco il 9 di picche. Lo vedi? Ok. Adesso a me di questo 9 di picche non mi interessa dove si trova nel mazzo. E sai perché non mi interessa? Perché io mescolerò le carte, vedi?
Io mescolo, non so se la tua carta è prima, seconda, quarta, ottava, non so niente. Eppure tu farei miracolo con queste carte. Perché guarda, io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? Bello stretto. In modo che non posso manipolare le carte, toccarle. Ora dimmi un numero tra 1 e 52. Dove tu credi che si trova il tuo 9 di picche. Vai. Il mazzo è qua, non posso manipolare niente, è solo la tua mente. 37, bel numero. C'è un motivo particolare? No. Però vuoi cambiarlo? Ti va bene? No, penso che ti vada bene. Io tolgo l'elastico, giusto? E lascio qua il mazzo di carte. E ho tolto l'elastico. Se ora la 37esima carta è la tua carta, è un miracolo. Eh? Guarda, contiamo, contiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e la 37esima carta, che cosa vedi? È inspiegabile, sfida la scienza e la matematica. Tutte carte regolari, un mazzo completamente esaminabile. L'hai visto? È pazzesco o no? Sì. Ah, ecco, finalmente hai parlato. Io ti ringrazio di cuore, è stata gentilissima. Ciao. Portami qua, dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi, libera. Qualsiasi carta. Tattico. Quella che vuoi. L'asso di fiori. L'asso di fiori, bellissima carta, che ci sarà nel mazzo sicuramente, no? È ovvio. Però a me non mi interessa, vedi che io mescolo le carte? Non posso sapere qual è la tua carta, la seconda, la quarta. Non mi interessa, tu farai il miracolo con questo mazzo di carte. Guarda perché. Io prendo un elastico e chiudo tutto. Vedi che ho chiuso con l'elastico bello stretto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo asso di fiori. Vai. 10, sicuro? Tolgo l'elastico, ok? E ora contiamo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa è la decima carta. Asso di fiori. È incredibile, eh? Un mazzo regolarissimo. Io sono Stefano Nobile su Facebook. Stefano Nobile. Ok? Instagram, Instagram, King Account, te lo scrivo qua, va bene? Così vedi le mie invenzioni, le mie creazioni. Ciao carissimo! Carta da gioco che vuoi tu, libera, qualsiasi carta tu voglia. Questo non è un effetto, è un miracolo, ricordatelo. Vai, una carta da gioco. No? Una carta da gioco, qualsiasi carta tu vuoi. No. Vai. Donna di cuori. Donna di cuori, bellissima carta. E sarà sicuramente, andiamo a cercare insieme. Donna di cuori, dove si trova? Eccola qua, donna di cuori. Ok? Questa è la donna di cuori, la vedi? Giusto? Sì. Perfetto. Adesso a me non mi interessa sapere dove si trova. Sai perché? Perché vedi, io mescolo. E chiaramente non so se la prima, la seconda, la quarta, non mi interessa niente. Eppure, tu farai con questo mazzo un miracolo. Non ci credi? Guarda. Io chiudo tutto con l'elastico, vedi? Dimmi un numero tra 1 e 52. Dove tu pensi che si trova la tua donna 8. Di... Numero? 8. 8. Vuoi cambiare o ti va bene? Mi va bene. Ok, togliamo l'elastico, ok? Giusto? E lasciamo qua il mazzo, ok? Se ora l'ottava carta è la tua carta, la donna di cuori, è un miracolo. Yes. Non ti vedo più però, peccato. Vabbè. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, questa è l'ottava carta, giusto? Sì. Queen of Hearts, donna di cuori. Sì. No, dai, vieni come hai fatto. Ma non ti vedo neanche, no. Non ti vedo neanche più. Un mazzo completamente regolare. No, dai. Dai, dimmi come hai fatto. È un miracolo visivo. Ascolta, io sono Stefano Nobile su Facebook, Stefano Nobile, e su Instagram King Akan. Aspetta. Stefano Nobile su Facebook, chiedimi l'amicizia su Facebook, ok? Ciao carissimo! Carissimo, ti ricordi di me? Certo, ce n'è un altro di numero. Allora, guarda, facciamo così.
Dato che tu l'hai visto ieri, te lo rifaccio per la seconda volta, ok? Vedi un mazzo di carte, tutte carte diverse. Chiamalo, chiamalo, vai, vai, che siamo in due così. Perfetto, vai, vai. Fantastico, faglielo dire a lui allora. Digli, digli. Vai. Ok, una carta da gioco, questo è un miracolo, non è un trucco di magia. Una carta da gioco, vai. Vai, una carta da gioco, qualsiasi carta. Una carta da gioco, digli una carta da gioco. Quella che vuoi. Se dico i tre di picche. Tre di picche, ok, che sicuramente ci sarà nel mazzo. Io ti faccio notare perché il mazzo è regolare, andiamo a prendere il tre di picche, dove si trova? Eccolo qua, tre di picche. Ok? Ci siamo? Adesso a me non mi interessa dov'è il tre di picche, sai perché? Perché io mescolo le carte, quindi non posso sapere dove si trova, se prima, quarta, ottava, è impossibile. E comunque un mazzo che non è segnabile, niente. Ora io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con un elastico. In modo che non posso manipolare, tagliare il mazzo, niente, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, vai. Dimmi un numero tra 1 e 52. 1 e 52? Vai. Te dico 51. 51. Ci mettiamo una vita e mezza, dai, un numero più veloce, dai. È 51, vai, vai. È lungo 51, devo fare tanti video, vai. Vai, un altro numero, vai. No, 51. Ci metto troppo tempo, 51, dai. Vabbè, quanto fino al 51? Ah, un altro numero. Dai, vai. Dai, più veloce, dai. Ok, 52. Dai, siamo. Facciamo 30. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perché devo faccio tanti video, ragazzi, per questo. Allora, 30, giusto? Sì, 30. Ok, io tolgo l'elastico, ok? Giusto? E lascio qua il mazzo, ok? Se adesso contiamo insieme la trentesima carta del mazzo, è la tua carta, è un miracolo, giusto? Sì. Allora, insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e la trentesima carta, che carta vedi? Però dove fanno il 51, vecchio? Ma anche col 51 posso fare, ma devo fare tanti video. Ciao ragazzi! Vabbè. In vita tua, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, qualsiasi carta, vai. Tre di cuori. Tre di cuori, sicuramente ci sarà il tre di cuori. Sento uno sfondo che mi dà un po' fastidio, vabbè. Tre di cuori, eccolo qua. Spero che lo vedi. C'è, giusto? Adesso stai attento. Io non voglio sapere dove si trova, perché vedi che io mescolo. Io non posso sapere se si trova in prima, in quarta, posizione, non so niente. Eppure tu farai il miracolo. Guarda, io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto strettissimo, ok? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, vai, un numero che vuoi tu. Sento malissimo, 47. Sento malissimo. 47, c'è un casino della Madonna. Che casino, Madonna. Ok, 47 il numero, chiuso, tolgo l'elastico, ok? E lascio qua il mazzo, giusto? Se adesso la 47esima carta è la tua carta, è un miracolo. Andiamo a contare insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Che carta era la tua? Assurdo, tutte carte regolari, un mazzo regolarissimo. Se fio mio, ti da togliere, però credimi, non hai mai visto nella tua vita. Vedi che ho un mazzo di carte completamente regolare, un mazzo bicycle io uso, no? Giusto? Ora dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, una carta libera, vai. Quella che vuoi. Ti aiuto, cuori, quadri, fiori, picche, dall'asso al re, qualsiasi carta tu voglia. Il 4 di cuori. 4 di cuori, questa qui?
Se vuoi puoi cambiare, ce ne sono tantissime. Quella là? Ok. Adesso io mescolo. Vedi che mescolo? Ricordi la tua carta che è il 4 di cuori, non sappiamo dove si trova, giusto? Ora guarda, carissimo, io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con un elastico. Sei d'accordo che stretto non posso manipolare niente, giusto? Non posso tagliare il mazzo, niente. Ora dimmi un numero tra 1 e 52. Dove tu pensi che si trova il tuo 4 di cuori? Vai. 15. Qualsiasi numero va benissimo. Dimmi. 16. Ah, ok, scusa, non l'ho sentito. Non l'avevo sentito, scusami. Numero 16, giusto? Il mazzo è qua, sei d'accordo che è chiuso con elastico? Giusto? Sì. Io tolgo l'elastico, ok? Spero che si veda bene. Giusto? E questo è l'elastico. Ora, se la 16esima carta è la tua carta, è un miracolo, giusto? Diciamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Questa è la 16esima ed è un miracolo. Bravo. Tutte carte regolari, bravo. Un mazzo completamente esaminabile. Io sono Stefano Nobile su Facebook, chiedimi l'amicizia, ciao! Carte diverse, giusto? Ok. Sì. Adesso dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu, libera, quella che vuoi. Anche a te? Dimmi, ecco. dimmi una carta. Tre di cuori. Tre di cuori, che sicuramente ci sarà nel mazzo, giusto? Se il mazzo è regolare, ci sarà. Ma a me non mi interessa per dove si trova, sai perché? Perché io mescolo le carte e non solo le mescolo, se tu vedi io prendo le carte a caso così, non mi interessa niente, perché tu farai il miracolo con questo mazzo di carte. Cioè io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con l'elastico in modo che è stretto e non posso manipolare, giusto? Sì. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo 3 di cuore? 35. 35. C'è un motivo particolare? No. A caso, giusto? Io tolgo l'elastico, ok? Giusto? Sì. E lascio qua il mazzo, ok? Ora, se contiamo 35, c'è la tua carta, è un miracolo. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, che carta vedi? Tre di cuori, come cazzo hai fatto? Sei un pro. Tutte carte regolari, un mazzo di carte completamente normalissime. Io ti ringrazio, cerca Stefano Nobile su Facebook e chiedimi l'amicizia, Stefano Nobile. Ciao carissimo. Facebook. Di carte, un vero miracolo, lo hai mai visto? No, e ora tu vedrai per la prima volta un miracolo. Guarda tu stesso, vedi che ho carte tutte diverse, un mazzo completamente regolare, spero che si veda bene, tutte regolari, no? Ora dimmi una carta da gioco che ti piace, quella che vuoi da un mazzo mescolato, una carta che vuoi tu, vai, quella che vuoi. Donna di cuori. Donna di cuori, bellissima carta, la donna. Ora ti faccio notare che la donna c'è, perché se il mazzo è regolare ci deve essere. Dov'è la donna di cuori? Donna di cuori. Eccola qua, eccola la bella donna di cuori. La vedi? Giusto? Ma a me non mi interessa sapere dov'è questa bella donna, perché si perde, vedi? Io mescolo, posso, non so se la prima, la quarta, l'ottava, la no, non mi interessa niente, perché adesso di tutte queste carte tu farai un miracolo vero e proprio. Io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con un elastico stretto, in modo che non posso manipolare, vedi, tagliare. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu credi che si trovi la tua donna di cuori. Vai. 34. Il? 34, giusto? Sento bene, no? Sei d'accordo che io non potevo sapere né il numero e niente, giusto? Io tolgo solo l'elastico, vedi? Giusto? Ops. Ok? Il mazzo è qua. Adesso, se io conto 34 e c'è la donna di cuori, è un miracolo. Sì. Allora, contiamo insieme. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e la 34esima carta, cosa vedi? Vai già, mi sei piaciuto. Mi fa piacere, questo è un piccolo miracolo. Allora, io sono Stefano Nobile su Facebook, se ti va chiedimi l'amicizia, Stefano Nobile, e vedrai tutte le mie invenzioni. Ti passi il tempo e ti diverti, fidati. Ciao! Sono pieno di memoria, vai, dimmi una carta. Ok, andiamo a vedere che c'è. Vabbè, è ovvio, se il mazzo è regolare ci sarà il 2 di picche, giusto? È normale, no? Eccolo qua, lo vedi? Quindi, okay. Di tutte queste carte, tu hai scelto una carta casuale, giusto? Ma a me non mi interessa sapere dov'è, vedi che io mescolo, non so niente di questo mazzo. Ma tu di questo mazzo farai un miracolo. Ci credi o non ci credi? Non ci credi, giusto? No, non ci devi credere. Sai perché? Perché finché non lo vedi non ci devi credere. Guarda tu stesso. Io ho chiuso tutto, vedi? Con elastico, lo vedi? Ora dimmi un numero tra 1 e 52. Dove tu credi che si trova, dove pensi che si trova il tuo 2 di picche. Vai. 30. Sei d'accordo che non potevo sapere niente? Giusto? Io tolgo l'elastico, giusto? E lascio qua il mazzo. Chiaro, no? Ora, se io conto 30, la 30esima carta è il 2 di picche, è un miracolo? Sì. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e la 30esima che carta vedi? No, vabbè. Non è un gioco di magia, è un vero miracolo e ora tu vedrai. Vedi le carte tutte diverse? Le vedi giusto? Sì, sì. Ok, dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu, libera, vai. 6 di picche. Bellissima carta. Andiamo a vedere se ci sarà nel mazzo di picche, se il mazzo è regolare, giusto? Adesso non so dove, ma ci deve essere per forza, no? Ma la cosa incredibile è che io mescolo. Vedi che mescolo. Non so se si trova sopra, sotto. Non so niente di questo mazzo. Ma tu, da questo mazzo di carte, farai un miracolo. Io prendo un elastico e chiudo. Vedi che ho chiuso tutto? Sì. Ora, è impossibile manipolarlo, tagliarlo, giusto, carissimo? La cosa incredibile è che ora io ti chiedo un numero tra 1 e 52, come sono le carte da gioco, e tu indovinerai in che posizione si trova la tua carta. Vai, dimmi qualsiasi numero tra 1 e 52. 22. 22, c'è un motivo particolare? No, così a caso. No, no. Io tolgo l'elastico. No, 22, mi fido. Sì, sì, ops, non c'è problema. Il mazzo è qua, giusto? Ora, se io conto 22 e la 22esima carta è la tua carta, è un miracolo? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giusto? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, questa è la 22esima carta reale. Se il 6 di picche è inspiegabile. Siamo nel mio amico in chiamata, lasciamo, ti faccio vedere, c'è rimasto anche lui. Ah, ha visto anche lui? Sì, ha visto anche lui. Con un mazzo regolare di carte, lo possiamo fare quante volte si vuole, nessun problema. Allora, facciamo così. Chiamo il mio amico? Sì. Fallo allora, dimmi che cosa. Allora, niente, intanto lo vede che è un mazzo regolare? Sì, vabbè. Ma già l'ha visto prima. Ok, perfetto. Allora, digli al tuo amico di dirmi una carta da gioco, quella che vuole lui. Quello che vuole. Cristian, dammi una carta. Quello che vuole. 4 di cuori. 4 di cuori. Allora, digli a Cristian che il 4 di cuori c'è nel mazzo, giusto? È normale, no? Allora, sì. Digli a Cristian che io sto mescolando. Okay. No, lui ti sente. Ah, beh, perfetto. Allora, Crista, tu che mi senti? Io ho un mazzo di carte normalissimo che sto mescolando e la tua carta che hai scelto è il 4 di cuori. Io non so dove si trova nel mazzo. Però, Cristian, voglio che ora tu fai il miracolo. Io prendo un elastico e il tuo amico qui è testimone che io sto chiudendo stretto con un elastico, giusto? Sei testimone? Sì, ha detto sì. Perfetto. Ora, digli di dirmi un numero tra 1 e 52. Dove Cristian, pensi? Numero 1 e 52. Dove lui pensa che sia? 37.
37, c'è un motivo? Chiedi se magari è legato a questo numero, non lo so. Se è legato a questo numero qualcosa. Io tolgo l'elastico intanto. No? È un numero a caso. No. È un numero a caso. Ok, ora digli al tuo amico Christian se la 37esima carta è la sua carta, è un miracolo? Chiedi a Christian. No, lui sente. Ok, quindi cosa dice? Detto sì. Ok. Detto sì. Christian osserva il miracolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e la 37esima carta, che carta vedi? Si è messo a ridere, Ragazzi, io sono Stefano Nobile su Facebook e su Instagram ti scrivo come... Come ti seguo? Ti scrivo come mi chiamo, guarda qua. King... No, ho sbagliato, cazzo. King Akan, re degli Akan. Eccolo là, il secondo è giusto, ok? Chiedimi l'amicizia e vedrai tutte le mie invenzioni e quello che io vendo, ok? Le mie creazioni. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Ciao. Tutte diverse? Ok. Ora io ti chiedo una cortesia, tutte regolari, spero che tu lo veda bene, tutte, ma capirai che sono tutte regolari. Ora dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu, una carta libera, vai. Quella che vuoi. Tre di cuori. Tre di cuori, ora andiamo in cerca, sicuramente c'era, eccolo qua, tre di cuori. Ma a me non mi interessa di questo mazzo dove si trova il tre di cuori, sai perché? Perché io mescolo, io non posso sapere niente, non so se la tua carta è la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente. Ma di questo mazzo di carte tu farai un miracolo. Io prendo un elastico, vedi, e chiudo tutto in modo stretto che non posso manipolare, tagliare il mazzo. Ora, dimmi un numero tra 1 e 52 dove tu credi che si trovi il tuo, la tua carta che hai scelto. Vai. 27. C'è un motivo particolare? Eh? Così a caso l'hai detto, no? Ok, io tolgo l'elastico, giusto? E lascio il mazzo qua. L'elastico. Se adesso io conto 27 e la 27esima è la tua carta, è un miracolo. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e questa è la 27esima. Tu hai scelto 3 di cuori, giusto? Sì. Non si può spiegare, credimi. Io sono Stefano Nobile su Facebook. Se mi chiedi l'amicizia, vedrai tutte le mie creazioni, invenzioni, mi impazzisci. Tutto è stato fatto con un mazzo regolare di carte, tutto esaminabile, carte normalissime. Io ti ringrazio, amico. Ciao! Tua mente, non pensare a niente e lasciati... Vai, nomina la carta che vuoi. Ok. Vai. Vado a dirti a... Sì, dimmi. 5 di fiori. 5 di fiori. Allora, il 5 di fiori sarà nel mazzo, perché se il mazzo è regolare ci deve essere, andiamo a cercarlo insieme, perché fiori. Spero che tu lo veda. Eccolo qua. 5 di fiori, sì. Giusto? Bene, dove si trova nel mazzo? Sapete perché? Perché io mescolo le carte, vedi? Quando tu mescoli le carte, non sai qual è la prima, la seconda, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente. Il tuo amico a fianco, questo mazzo di carte, farà un miracolo. Guarda, io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? E non posso manipolare, tagliare niente, giusto? Ora chiedi al tuo amico di dirmi un numero tra 1 e 52, il numero che vuole lui. Vai. Io non posso tagliare e fare niente. 37. C'è un motivo particolare? No, così casuale, giusto? Io tolgo l'elastico, ok? E lascio qua il mazzo. Si vede l'elastico tolto? Ora, se io conto 37 e fosse la carta che tu hai detto, sarebbe un miracolo, giusto? Andiamo a vedere insieme. Che carta era la tua? Puoi ripeterlo? 5 di fiori. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e la 37esima carta, cosa vedi? Ti sei di Venezia per caso? Di dove sei, Fiori? Beh, no,
Dove siete? Vicenza, va bene, mi sentite? Lo sentivo comunque, mi sa da Venezia. Ragazzi, avete subito un miracolo, io sono Stefano Nobile su Facebook, chiedetemi l'amicizia così vi faccio delle mie creazioni, delle mie invenzioni. Buona birra, ciao! Non sto scherzando, tutte carte regolari, un mazzo bicycle, giusto, le vedi tutte diverse? Spero che si vedano, no? Allora, io vi dico già subito che questo gioco non vi farà dormire stanotte. Io vi ho già preparati, poi fate voi. Ora, dimmi tu, con gli occhiali, una carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi, libera. Vai. Il 2 di quadri. 2 di quadri. Andiamo a vedere che il mazzo è regolare. Io ve lo faccio vedere. Ecco, c'è il 2 di quadri, giusto? Ma poteva essere qualsiasi carta nel mazzo, giusto? A me non interessa... Il 2 di quadri è qua, lo vedi? A me non interessa sapere dove si trova, in che posizione. Sai perché? Perché io prendo e mescolo. Io mescolo realmente, mescolo, mescolo. Non so se la tua carta è la prima, la quarta, l'ottava. Non mi interessa niente. Perché ora il tuo amico, da questo mazzo di carte, farà un miracolo. Io prendo un elastico e chiudo tutto. Vedi? Bello, si vede, no? Io ho solo due dita che tiene e non posso tagliare il mazzo, manipolare, niente, giusto? Ora il tuo amico che mi dicesse un numero tra 1 e 52, dove pensa che si trova la carta. Io sono qua, non taglio, non posso fare niente. Chiedi numero 3. Quello che vuoi tu. Numero? 3. 3. C'è un motivo particolare? Eh? C'è un motivo particolare che hai detto 3? Ah, il numero preferito. Ah, il numero preferito, ok, perfetto. Io non posso aprire, tolgo l'elastico, giusto? Ok? E lascio qua il mazzo, giusto? Sì. Si vede, no? Ora io conto 1, 2... E questa è la terza carta, giusto? Che carta era? 2 di quadri. Non è spiegabile, ragazzi. Grazie, hai fatto. Bravo, Wally-O, complimenti. Un mazzo completamente esaminabile. Non è spiegabile. Ciao, ragazzi. Bravo. Spiegazione logica. Dimmi una carta da gioco da un mazzo mescolato. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera, quella che vuoi. Vai. Quella che vuoi. Dimmi. Non sento, dimmi. 4 di picche. 4 di picche. Ok, perfetto. Il 4 di picche ci deve essere nel mazzo per forza, se il mazzo è regolare, giusto? Ci sarà da qualche parte. A me non mi interessa sapere... Cioè, eccolo qua, vedi? A me non mi interessa sapere dove si trova. Non mi interessa. Sai perché? Perché di questo gioco nessuno sa darsi una spiegazione. Quando io mescolo le carte, vedi, e non so qual è la prima, la quarta, non mi interessa niente, voi farete il vero e proprio miracolo. Guarda, io prendo un elastico e chiudo tutto con l'elastico, vedi? In modo che è stretto e non posso tagliare il mazzo, manipolarlo, giusto? Perfetto. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, o tu o la tua amica, indifferente, vai. 30. Sicura non vuoi cambiarlo, giusto? Ora c'è un motivo particolare? No, così a caso. Io tolgo l'elastico, vedi? E lascio qua il mazzo. Si vede l'elastico tolto, giusto? Ora, se io contassi 30 carte dalle facce e ci fosse la tua carta, sarebbe un miracolo, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Che carta vedi? No, aspetta, no. No, impossibile, non aspetta. Ma la cosa incredibile, facciamo così, dato che uno può dire, ah, oh, è fortuna, no? Allora, io rimescolo le carte, ok? Vi faccio vedere tutte carte normali. Spero che si veda bene che sono normali, giusto? Ora dimmi un'altra, ok, un'altra carta da gioco, vai, ve lo faccio per due volte, una cosa straordinaria, anche se non potrei, vai, dimmi un'altra carta da gioco, quello che vuoi. Il 3 di, di cuori. 3 di cuori, andiamo a vedere che c'è, perché se il mazzo è regolare ci deve essere 3 di cuori, bella carta 3 di cuori, eccolo qua, ci siamo? Qualsiasi carta potevi scegliere dal mazzo, giusto? Giusto? Perfetto, ora io mescolo. Non mi interessa niente sapere dove si trova il 3 di cuori, non so se la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente. Il mazzo non è segnato perché è un mazzo basico regolare. Ora io prendo l'elastico e chiudo tutto, vedi? In modo che non posso, solo due dita tengono il mazzo, vedi no? Ora dimmi un numero, o tu o la tua amica, un numero tra 1 e 52, dove pensi che sia la tua carta, vai. Aspetta, tieni conto di una cosa, che il numero che tu dici lo sai solo tu, sei d'accordo? Quindi non lo devo dire.
dire? No, no, lo dico, io non posso sapere che numero dici, perché il mazzo è chiuso con elastico e non posso manipolarlo, giusto? Vai, di il numero che vuoi tu, tra 1 e 52. 20. 20, tolgo l'elastico, giusto? Contiamo 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, questa è la 20ª carta. Tu hai detto 3 di cuori. No! Non si può spiegare. Io vi ringrazio di cuore, avete conosciuto Stefano Nobile su Facebook, chiedetemi l'amicizia così vedete le mie invenzioni e le mie creazioni, e questo è LOL, il santo graal delle carte da gioco. Ciao ragazzi, è stato un piacere, ciao. Ciao! Quella che vuoi. 4 di cuori. 4 di cuori, sicuramente il 4 di cuori ci sarà nel mazzo, questo è ovvio perché se andiamo a vedere, eccolo qua, 4 di cuori, certo carta, ma a me non mi interessa sapere dove si trova il 4 di cuori, sai perché? Perché io mescolo, vedi che mescolo, cioè non posso sapere se la tua carta è prima, seconda, terza, non mi interessa, sei tu che farai un miracolo che non ti potrai spiegare, non dormirai neanche stanotte, ricordi le mie parole, io prendo un elastico, vedi, e chiudo tutto con un elastico, quindi è impossibile manipolarlo, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, che senti tu, vai. Dove pensi che si trovi? 53. Il? 43. 43. Sicura? Io tolgo l'elastico, ok? Guarda tu stessa, io lascio qua il mazzo. Vedi che ho tolto l'elastico? Se adesso di faccia contiamo 43, è un miracolo, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e la 43esima che carta vedi? Che figata! Wow! È pazzesco, le possibilità! Le possibilità sono 2704, perché sono 52 le carte, 52 per 52 fa 2704, questo è un effetto inspiegabile con un mazzo di carte totalmente esaminabile e regolare. Io ti ringrazio di cuore, è stata gentilissima, ciao! Un mazzo di carte normalissimo, cioè veramente carte, un mazzo bicycle normale, no? 52. Bravissimo, 52 senza i jolly, okay? Ok? Ora la cosa incredibile di questo gioco è che non è un effetto di carte, ma è un vero e proprio miracolo. Non sto scherzando, e te ne accorgerai tu stesso. Scegli una carta di questo mazzo, tu sceglierai una carta che vuoi tu, libera quella che vuoi. Dimmi la carta che vuoi tu. Vai. Ok. Io voglio un 6 di fiori. 6 di fiori. Ora, se noi andiamo a vedere il mazzo, ci sarà il 6 di fiori, se il mazzo è regolare, ci deve essere, giusto? Andiamo a vedere, 6 di fiori, 6 di fiori, dov'è? Vediamo il 6 di fiori, 6 di fiori, 6 di fiori, 6 di fiori, sparito. Eccolo qua. Ah, guarda, la prima carta era il 6 di fiori. Eccolo qua, spero che lo vedi. 6 di fiori, giusto? Ma a me non mi interessa dov'è il 6 di fiori. Sai perché? Perché io mescolo, vedi? Io non voglio sapere dove si trova, se prima, seconda, quarta, settima, non mi interessa niente, perché di questo mazzo di carte tu farai un miracolo inspiegabile. Vedi che io prendo un elastico e chiudo tutto con l'elastico in modo che non posso manipolare, toccare il mazzo, giusto? Tagliare il mazzo. Ora dimmi tu, a tua sensazione, un numero tra 1 e 52, quello che vuoi. Vai. 18. 18. Il mazzo, vedi che qua, giusto? Io non sto manipolando niente, io tolgo solo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio qua il mazzo, no? Ci sei? Ora, sì. Se io conto 18 carte e la 18esima carta è la tua carta, è un miracolo il 6 di fiori, giusto? Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, questa è la 18esima carta, sei d'accordo? Sì. Il 6 di fiori. Sei un grande bro. Tutto esaminabile, un mazzo regolarissimo, tutto esaminabile, un semplice elastico strettissimo che chiude il mazzo. Io sono Stefano Nobile su Facebook. Chiedimi un'amicizia, bravissimo, chiedimi un'amicizia su Facebook, così ti faccio tutti i miei effetti, le mie creazioni, le mie invenzioni che faccio e vendo anche, quindi puoi comprare a cifra bassissima e quindi ti divertirai come un pazzo con le mie creazioni. Su Instagram sono Kinga Khan, te lo scrivo così vedi sì. Anche, così vedi tutto. Sì, perché Facebook non lo uso. Eccolo qua, scritto, ok? Ok.
Grazie mille carissimo, alla prossima, ciao! Sì. Di tutte queste carte che tu vedi, spero che te le faccio vedere anche bene perché è giusto che tu vedi che sia un mazzo regolare, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Sei di cuori. Sei di cuori, bellissima carta, andiamo a vedere che c'è il sei di cuori perché è ovvio il mazzo è regolare, te le faccio vedere. Sei di cuori. Eccolo qua, guarda che bello, lo vedi? Giusto? Ma a me non interessa sapere dov'è il sei di cuori e ti spiego perché, perché non farò, io non so se la prima, la quarta, non mi interessa, non farò io di queste carte il miracolo, ma lo farai tu. E come? Io prendo un elastico, ops, bello tutto intorno, stretto, spero che tu lo veda bene, intorno, ok, adesso dimmi un numero tra 1 e 52. Vai. 47, c'è un motivo particolare? No. Così casuale, giusto? Io tolgo l'elastico, vedi? Vedi che ho tolto l'elastico? Sì. Ora, se io conto la 47esima carta ed è la tua carta, è un miracolo il 6 di cuori? Potrebbe essere. Potrebbe essere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e la 47esima? No, vabbè, sì. È pazzesco. Ma è stato talmente a caso. Tutto a caso, tutto dal caso. C'è qualche trucco strano qua. Sì, è un miracolo. Non c'è vero. È impossibile. Bravo, bravissimo, è impossibile. Io sono King Akan, che vedi tutte le mie invenzioni che faccio su Instagram. Vedi, te l'ho scritto, vedi? E Stefano Nobile su Facebook. Ma dato che ti ha veramente scioccato questo effetto, faccio uno straordinario, come suol dire, no, lavoro. Te lo rifaccio per la seconda volta, ok? Perché magari uno pensa, la prima volta è fortuna, giusto? Ma che la fortuna è impossibile. Comunque però, magari puoi pensarlo. Facciamolo per la seconda volta, con questo mazzo completamente tutto regolare, ok? Tu stesso, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, libera. Oddio. 4 di picche, Quattro... Sì, che c'è, certo, bravissimo, c'è 4 di picche. Ti va bene quello o vuoi cambiarlo? Ti va bene, giusto? No, va benissimo. Ok, perfetto. Adesso io mescolo, come tu vedi, non mi interessa, perché tu almeno nella vita potrai dire che hai visto un miracolo per la prima volta nella tua vita, giusto? Vedi un mazzo di carte? Lo vedi? Un mazzo, okay. No? Sì. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, vai. Donna di quadri. Donna di quadri, bellissima carta. Andiamo a vedere, che ti faccio vedere che il mazzo è regolare, c'è la tua donna di quadri. Eccola qua, guarda che bella. Sì. Eccola qua, la vedi? Ok? Sì. Ma questo perché? Per farti capire che ovviamente il mazzo è un mazzo regolare. Io mescolo, non mi interessa niente, non so se la prima, la quarta, la sesta, non mi interessa niente. Di tutte queste carte che tu vedi, ora tu farai un vero miracolo. Io chiudo tutto con elastico, vedi che ho chiuso? Sì. E adesso dimmi un numero... Sì. Tra 1 e 52. 44. 44. C'è un motivo particolare? No. Casuale. Ah. Giusto? Non ho capito. Io tolgo l'elastico. Lo vedi che ho tolto l'elastico? Sì, sì. Tu hai detto 44 per un motivo? No, è un numero casuale, giusto? Sì. Ora sì. Guarda con i tuoi occhi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, la 44esima che carta è? Scherzi? No? 9. Scherzi? Te l'ho detto che era un miracolo, non è un gioco di prestigio. Non è un gioco di pressione, te l'avevo detto già all'inizio. Un mazzo tutto regolare, esaminabilissimo in tutto e per tutto. Con un elastico di freddo. Ascolti, sono Stefano Nobile su Facebook. È andato via. Ok. Ciao, sei italiano? Ok,
che vuoi tu, una carta qualsiasi da gioco. Ti faccio delle carte tutte diverse, vedi che sono un mazzo regolare, giusto? Dimmi una carta che vuoi tu, vai, quella che vuoi. Dimmi. Sì, 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 ok. Dimmi una carta da gioco. Tre di picche. Ora sicuramente tre di picche ci sarà nel mazzo, no? È normale, giusto? Andiamo a vedere che c'è, te lo prendo. Eccolo qua, giusto? Sì. Perfetto, perché il mazzo è regolare, no? Giusto? Però a me non interessa sapere dov'è, sì, sì. Perché vedi che io mescolo. Cioè quando dico mescolo, realmente prendo carta a caso, non mi interessa. E tu adesso di questo mazzo di carte farai un miracolo. Guarda, io chiudo tutto con elastico, vedi? Bello stretto, giusto? Ora dimmi, ok, adesso dimmi un numero tra 1 e 52, vai. 1 e? 52, come sono le carte da gioco. Un numero in mezzo, che vuoi tu, vai. 1 e 52. No. E la tua carta sarà a quel numero, vai. Vabbè, numero? Ah. No, ti sento male. Dimmi il numero. Scrivilo. 40. Oh, ti ho sentito, okay. Finalmente. Non ti sentivo. Ok, hai detto un numero casuale, giusto? Giusto? Ora io tolgo l'elastico. Sì. Guarda, vedi che ho tolto l'elastico? E ho tolto, eccolo qua. Ora contiamo 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e la quarantesima cosa vedi? Era la tua carta? Pazzesco, vero? Io no, abbastanza. Ascolta, io sono Stefano Nobile su Facebook. Stefano Nobile. Chiedimi l'amicizia perché vedrai delle invenzioni, creazioni pazzesche. Stefano Nobile. Ciao, carissimo. Siete stanchi ormai di giochi. Un miracolo. Presenta un miracolo, giusto? Allora, io ti chiedo, dimmi di tutto questo mazzo di carte una carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi, libera. Vai. Quelli ci sono, cioè tipo... Cuori, picche, fiori, quadri, quello che vuoi. No, 4 di cuori. 4 di cuori. Sicure? O vuoi cambiarla? No, 4 di cuori. Ok, 4 di cuori, che sicuramente sarà dentro al mazzo da qualche parte, giusto? Ma a me non mi interessa sapere dov'è. Vedi che io mescolo, vedi che non posso sapere se è la prima, la quarta, la sesta, non so niente. Ora, di tutto questo mazzo di carte, la tua amica o il tuo amico, non so, farà il miracolo. Chiedigli un numero tra 1 e 52 e indovina dove si trova la carta, vai. Ok, 9. 9, sicuri? 100%? Sì, sì, 9. Perché puoi anche cambiarlo se vuoi. 9, ok, io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? Ok. E lascio qui il mazzo, in maniera pulita. Se ora la nona carta è il 4 di cuori, è un miracolo. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e la nona carta cosa vedi? Madonna! Quello che è bravo! 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 È pazzesco! Con un mazzo tutto esaminabile, regolare, tutte carte normalissime. E puoi fare un altro se vuoi. Io sono Stefano Nobile su Facebook e su Instagram King Akan. Ve lo scrivo qua così lo vedete se volete vedere le mie invenzioni, le mie creazioni. Ok? Ciao ragazzi, è stato un piacere, ciao! Faccio vedere, non un gioco di carte, un miracolo, ok? Vedi, okay. Vedi tutte le carte diverse, io uso un mazzo di carte regolari. Ora dimmi tu stesso una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera scelta, nessuna forzatura. Quella... Vai. Ok, il 4 di cuori. Ok, adesso ti faccio vedere che il mazzo è regolare, c'è il tuo 4 di cuori, andiamo a prenderlo, dove sarà? Eccolo qua, guarda, guarda che bello, lo vedi, giusto? Ok. Adesso a me non interessa sapere dove si trova, perché io mescolo, non so se la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente, perché tu di questo mazzo di carte farai un miracolo inspiegabile, tienti pronto, perché non ti darai una spiegazione. Vedi che io ho chiuso tutto con un elastico, giusto? Sì. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, vai, quello che vuoi. 32. 32. Io prendo e tolgo l'elastico, giusto?
E adesso andiamo insieme a togliere 32 carte lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e la 32esima che carta vedi? Non ci credo! Un miracolo. Te l'avevo detto che era un miracolo. Te l'ho detto. Sì. Allora, io sono Stefano Nobile su Facebook e su Instagram mi trovi, che vendo tutte le mie invenzioni e tutto, King Khan su Instagram. Chiedimi un'amicizia e diventiamo amici. Ciao carissimo! Ok. Del cacchio, ti faccio un miracolo, reale. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, libera scelta. Vai. Te la dico? Sì, vai. Tre di picche. Tre di picche. Ora, per farti vedere che il mazzo è regolare, ci sarà il tre di picche, giusto? Andiamo a vedere insieme. Ecco il tre di picche, eccolo qua, guarda, eccolo qua. Lo vedi? Giusto, no? Questo per farti capire la genuinità del mazzo, ma a me non interessa perché io mescolo. Non voglio sapere dove si trova la tua tre di picche, perché è impossibile da un mazzo così in situazione casuale. Però di tutte queste carte tu farai un miracolo. E guarda come. Io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto stretto, in modo che non posso tagliare il mazzo, manipolarlo, giusto? Ora, sì. Dimmi un numero tra 1 e 52 come sono le carte da gioco e tu indovinerai in che posizione si trova. Vai! 14. 14. C'è un motivo particolare che hai detto 14? No. Cioè mi piace come numero. Ti piace come numero. Io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio qua il mazzo, ok? Sì. Ora andiamo a vedere insieme la 14esima carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Questa è la 14esima carta. Questo è un miracolo. Sei un grande. Tutte carte regolari, un mazzo esaminabilissimo, tutto regolare. Io sono Stefano Nobile su Facebook, sto facendo questi video demo perché stanno tutti impazzendo per questo effetto e se vuoi chiedermi l'amicizia così vedi le mie creazioni, invenzioni che faccio, c'è da impazzire, credimi. Stefano Nobile, su Instagram King Akan, se vuoi guarda te lo scrivo anche così lo vedi subito, qui mi trovi, eccolo qua, King Akan, Re Akan, ok? Ciao carissimo, è stato un piacere conoscerti, ciao! Di tutte queste carte che tu vedi, le vedi? Spero che le vedi, giusto? Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera scelta, quella che vuoi. 10 di cuori. 10 di cuori? Sì. Ok, non vuoi cambiarla? Ti va bene 10 di cuori? Perché la metto in mezzo, la perdo. Guarda, io mescolo, vedi che mescolo? A me non interessa niente sapere dove si trova il 10 di cuori, sai perché? Perché adesso di tutte queste carte tu farai un miracolo. Io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con elastico. Stai vedendo, fratello? Tutto chiuso? Ora dimmi un numero tra 1 e 52 dove tu credi che si trovi il tuo 10 di cuori. Vai. 40. 40. Sei d'accordo che io non potevo sapere niente? Giusto? È impossibile, no? Io tolgo l'elastico. Vedi? Ops. Le carte le lascio qua. Le vedi? Spero che le vedi. Giusto? E l'elastico. Ora io conto 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Giusto? 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e la quarantesima che carta vedi? È pazzesco? Fratello, io sono su Facebook Stefano Nobile. Guarda perché faccio invenzioni, creo, vendo tutti effetti miei. Questo è un effetto incredibile, credimi. Io ti ringrazio tantissimo, ciao! Ok, allora facciamo così, facciamo la replica, va bene? Allora guarda, un mazzo di carte, ok? Normalissimo. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, vai.
Due di cuori. Il due di cuori sarà nel mazzo sicuramente, se il mazzo è regolare ci sarà, giusto? A me non mi interessa sapere dove si trova, perché vedi, io mescolo, quindi non so in che posizione, prima, seconda, non mi interessa. Ma tu di questo mazzo farai un miracolo. Guarda, io prendo l'elastico e chiudo, vedi? Vedi che ho chiuso benissimo? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu credi che si trova il tuo due di cuori. 7. Dimmi? 7. 7, c'è un motivo particolare? No, 7. Così, casuale? Sì, casuale. Certo. Casuale, casuale. Ora io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio il mazzo qua, ok? Sì. Due di cuori. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa è la settima carta, giusto? Sì. È la seconda volta, dopo queste carte è la stessa cosa, non chiedo, capito? Cosa puoi dire? Posso dire che è solo un criminale. Eh? È solo un criminale. Io ti ringrazio tantissimo, chiedimi l'amicizia su Facebook, Stefano Nobile, così vedi tutte le mie invenzioni che faccio, ti diverti da morire. Ok? Ciao carissimo, ciao. Che vuoi tu? Da un mazzo di carte, quella che vuoi, vai. Facciamo il due di picche. Due di picche, e ti faccio vedere che il mazzo è regolare, ci sarà il due di picche da qualche parte dentro, questo è ovvio, giusto? Ma a me non mi interessa sapere dov'è, perché io mescolo, vedi? Io mescolo, prendo carta a caso, non mi interessa niente, perché tu di questo mazzo di carte farai un miracolo. Guarda, io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi che ho chiuso tutto stretto? Vedi? Ora ti chiedo, dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu senti che può essere il tuo 2 di picche. Vai. 28. 28. Ora, io potevo mai sapere che dicevi 28? Mai. Potevo mai sapere? No. No. Bravissimo. Io tolgo l'elastico, giusto? E lascio qui il mazzo, lo vedi? E ho tolto l'elastico. Basta. Se ora la 28esima carta è il 2 di picche, è un miracolo. Può darsi. Può darsi. Allora, insieme metto chiaro il mazzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Questa è la 28esima carta. Tu hai detto due di picche. Sei un mostro. Un mazzo tutto esaminabile, carte regolarissime. Io sono Stefano Nobile su Facebook e King Akan su Instagram. Se vuoi io vendo effetti, faccio creazioni pazze, vai a vedere, credimi che merita. Stefano Nobile su Facebook, mi chiedi l'amicizia. Ok carissimo, ciao. Ora ti chiedo, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera, vai. Donna di fiori. Donna di fiori. Allora, se noi andiamo a vedere nel mazzo, ci sarà Donna di fiori perché il mazzo è regolare, giusto? E te la faccio vedere. Eccola qua, Donna di fiori. Guardala qua. La vedi? Donna di fiori, giusto? Sì. A me non interessa sapere dov'è la Donna di fiori perché io mescolo. Io non posso sapere se è prima, seconda, quarta, non so niente. Ma tu di questo mazzo farai un miracolo inspiegabile. Guarda, io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto in modo che non posso manipolare, fare niente, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52 dove senti che può essere la tua donna di fiori. Vai. 1 e 52 facciamo... Vai. 40. 40? 40. Sicuro? Sì. 100%? Ok. Io posso mai sapere che tu dicevi 40? No. Giusto? Io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? No. E lascio qua il mazzo, ok? Sì. Se ora io conto 40 carte, c'è la tua carta, è un miracolo. Sì. Può darsi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, la quarantesima, cosa vedi? Cosa vedi? Cosa vedi?
Non è spiegabile, non è spiegabile. Io sono Stefano Nobile su Facebook e su Instagram King Akan. Te lo scrivo bene così vedi tutte le mie invenzioni che faccio, cosa vendo, impazzisci. King Akan su Instagram e Stefano Nobile su Facebook. Ciao carissimo. Una carta da gioco? Quella che vuoi. Ah, capito, capito, mago, mago. Sì, Insomma, ma dimmi una carta. vai. Cari cuori. Tre di cuori. Ora sicuramente nel mazzo ci sarà, se il mazzo è regolare ci deve essere, giusto? Ma a me non mi interessa dove si trova, vedi perché io mescolo, prendo carte a caso, così non mi interessa niente, perché adesso farai tu il miracolo con queste carte. Vuoi vedere come? Guarda, io prendo un elastico e chiudo tutto, vedi? Vedi che bello stretto, chiuso e non posso tagliare, manipolare, giusto? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova la tua carta. Vai. 30. Ora sei d'accordo che non posso sapere mai che dicevi 30. Io tolgo solo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio il mazzo qua. Se ora io conto 30 di faccia e c'è la tua carta, è un miracolo. Vediamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. La trentesima, cosa vedi? Tra di cuori ci sta, sei bravo. Posso seguirti? Allora, io sono cortesia di tutte queste carte che vedi, ok? E te le faccio vedere anche bene perché le vedi bene, giusto? È giusto che le vedi bene, tutte carte normali. Dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu, libera scelta. Vai. Due Due di cuori. di cuori. Allora andiamo a vedere che c'è il 2 di cuori, ci sarà sicuramente nel mazzo. Eccolo qua, guarda, lo vedi? Giusto? Quindi la tua carta è nel mazzo e fin qua ci siamo. Ma a me non interessa perché io non so se la tua carta è prima, seconda, terza. Ora farei tu un miracolo che stanotte non ti fa neanche dormire. Non sto scherzando, anche perché uso carte normalissime, bicycle, ok? Io prendo un elastico e chiudo con l'elastico. Vedi che ho chiuso tutto stretto? Ora Sì. dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu credi che sia il tuo 2 di cuori. Vai. 42. 42. C'è un motivo particolare? No, No, casuale. perché è Ok. bello. Io tolgo l'elastico, vedi che ho tolto l'elastico, giusto? Sì. Ora contiamo 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e la 42esima, che carta vedi? No, no, no. Sì, sì, sì. È pazzesco, lo so, è un vero miracolo. Tutte carte regolari, tutto esaminabile completamente. Io ti ringrazio tantissimo, ciao. Scherzando. Dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu. Un mazzo regolarissimo, una carta che vuoi tu. Quella che vuoi. Sette di picche, bellissima carta che ci sarà sicuramente nel mazzo, no? Se il mazzo è regolare, eccolo qua, guarda, vedi? Ora, io mescolo, a me non mi interessa sapere dove si trova il sette di picche, non so se la prima, la seconda, la quarta, non mi interessa. Sai perché? Perché di tutte queste carte che tu vedi, ora farei tu un miracolo. Guarda con i tuoi occhi, io chiudo con un elastico, vedi che ho chiuso ben stretto, in modo che non posso manipolare, tagliare. Ora il destino. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si può trovare il tuo 7 di picche. Vai. Fai 27. 27. C'è un motivo particolare? È casuale, giusto? All'autobus che prendo per andare a Ok, scuola. va bene. Ah, ok, fantastico. Io ho tolto l'elastico, vedi? Giusto? Ora contiamo 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, detto giusto? 26, questa è la 27esima, giusto? Non ci credo.
Bravissimo. È pazzesco, eh? Un mazzo tutto esaminabile, tutto regolare. Questo è un piccolo miracolo. Io sono King Akan su Instagram. Se vuoi chiedermi un'amicizia o seguirmi su Instagram, vedrai le mie invenzioni, le mie creazioni che faccio, che ti impazzisci. Ciao carissimo. Dai. Ah, volevo farmi la foto, cazzo. Porca troia. Ma voleva farmi la foto. Come segno di normale che hai visto. Un miracolo. Un vero miracolo. Ok, aspetti un attimo. State zitta che c'è un signore. Bravo, bravo, bravo. Allora, ascoltami benissimo. Dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu. Qualsiasi carta. 6 di picche. Bellissima carta. Andiamo a vedere che nel mazzo c'è 6 di picche, no? Perché se il mazzo è regolare ci deve essere, giusto? Eccolo qua. Sì. Ok? Quindi tutte queste carte, tu hai scelto una carta che volevi tu, giusto? Sì. Tutte queste carte. Ma a me non mi interessa perché io mescolo, vedi? Io non voglio sapere se la tua carta è in mezzo, sopra, sotto, non mi interessa. Perché di queste carte, ripeto, ora tu fai un miracolo. Guarda, io chiudo tutto con elastico. Strettissimo, e dimmi un numero tra 1 e 52, qualsiasi numero tu voglia, vai. 23. 23, c'è un motivo particolare? No, così, casuale, giusto? Così. Ok, io tolgo l'elastico e lascio il mazzo qua, giusto? Ora, sì. Se la 23esima carta è la tua carta, è un miracolo. Direi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, questa è la 23esima carta, il 6 di picche. Bravissimo, bravo, bravo. Eh? È un miracolo. Bravo, bravo. Tutte carte regolari, mazzo esaminabilissimo, tutto regolare, elastico stretto. Ciao carissimo. Tutto diverso, giusto? Ora, tu dimmi una carta da gioco, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Vai. 7 di cuori. Bellissima carta. Andiamo a vedere che c'è il 7 di cuori, perché se il mazzo è regolare ci sarà il 7 di cuori, giusto? Andiamo a vedere. Eh sì, ci sarà. Eccolo qua, guarda, lo vedi? Ora a me non mi interessa sapere dove si trova, perché io vedi che mescolo, cioè io prendo veramente le carte a caso così, guarda, mescolo, non mi interessa. Sai perché? Perché adesso la tua amica di tutto questo mazzo di carte farà un miracolo. Io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con un elastico, giusto? In modo che è bello stretto, si vede, giusto? Ora, dimmi un numero tra 1 e 52, dove pensi che si trova il tuo 7... 52. Sì, bravissima, vai, come sono le carte da gioco. Numero? 16. 16, 1, 6, perfetto. Io potevo mai sapere, ah, se vuoi puoi anche cambiarlo, ma penso che ti piaccia il 16. Ora tolgo l'elastico, vedi che tolgo l'elastico e lascio qua il mazzo, giusto? Se adesso andiamo a contare la 16esima carta ed è la tua carta, faccio vedere chiaramente in vista, è un miracolo. Insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, questa è la 16esima carta, il 7 di cuore. Che hai fatto? Che bravo! E la cosa bella è che si fa con un mazzo di carte tutto regolare, ma per farti capire perché uno può dire, magari è fortuna, il che è impossibile, perché le possibilità sono 2704, 52 per 52. Per farti capire che questo è veramente un miracolo, io te lo rifacciamo per la seconda volta, non lo potrei, ma lo faccio la seconda volta. Vedi le carte tutte regolari, giusto? Si vede, no? Un mazzo regolare. Ora, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi. Vai. Due di picche, bella carta. Allora, due di picche ci sarà nel mazzo sicuramente, no? Andiamo a vedere dove sarà, vabbè, ci deve essere per forza. Ma io mescolo, non mi interessa sapere se la tua carta è prima, ottava, nona, non mi interessa niente. Ora la tua amica di questo mazzo di carte farà un miracolo. Io prendo l'elastico, vedi, e chiudo tutto stretto. E spero che si veda anche bene che è tutto stretto, giusto? Sì. Ora dimmi un numero tra 1 e 52.
Io non posso fare niente? 24. C'è un motivo particolare? Qual? No, casuale, giusto? Casuale. Io tolgo l'elastico, giusto? E lascio qua il mazzo, ok? Adesso, se la 24esima carta è la tua carta, è un miracolo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré. Questa è la 24esima carta pulita. Tu hai detto due di picche. No, vabbè. È Grazie. pazzesco, è pazzesco. Grazie. Io vi ringrazio di cuore, siete gentilissime. Ciao. Ehi, guarda, allora, intanto vedi che uso le noc, le conosci le noc, giusto? Giusto, vedi tutte carte normali, ok? Adesso dimmi una carta da gioco, quella che vuoi, vai. 10 di 10 di picche, che ci sarà nel mazzo, io te lo faccio farti vedere che il mazzo è regolare solo per questo, eh? Eccolo qua, vedi? 10 di picche. Adesso io mescolo, non mi interessa sapere, però tu lo vedi 10 di picche, questo per farti capire che non lo prendo, non lo sfilo, ok? Sono visto. Lo vedrai, giusto? Adesso io ti faccio vedere perché è un miracolo. Quando tu mescoli un mazzo di carte, non puoi sapere in che posizione sia la prima, l'ottava, la nona, non ti interessa, perché il mazzo verrà chiuso tutto con un elastico. Vedi? Guarda. Vedi che è impossibile manipolarlo, tagliarlo. Ora dimmi un numero tra 1 e 52. 19. 19. Ora stai attento, io tolgo l'elastico, giusto? E contiamo insieme 19 carte. Ci sei? In maniera chiara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Questa è la 19esima carta. Tu non te lo puoi spiegare questo miracolo. Sì, grande, Tu non grande. te lo puoi spiegare, fidati. Bravissimo. Io ti Hai un profilo ringrazio. Instagram? Sì, ho tutto. Allora, King, vedi le mie invenzioni, impazzisci. King a Ti Cannes. vado a ordinare, no, ti seguo, fra. Vedi King a Così mi chiami? Cannes. Sì, chiedimi Ti mando l'amicizia. a sentire, bella, Ciao, ti mando a carissimo. sentire. Ciao. Quella che vuoi, libera. Vai. Ma da picche, da quali carte? Cuori, quadri, fiori, picche. Quella che vuoi. 8 picche. 8 picche. Andiamo a vedere che c'è l'8 di picche, perché se il mazzo è regolare ci deve essere, giusto? Allora, vediamo, è ovvio, eccolo qua, guarda, lo ti lo vedi? Giusto? Ora, ma a me non mi interessa sapere dove si trova, sai perché? Perché io mescolo, vedi? Non posso sapere se la tua carta è prima, quarta, ottava, non mi interessa. E io ti spiego che tu farai di questo mazzo di carte un miracolo e non dormirai neanche stanotte perché non capirai com'è possibile. Vedi che ho chiuso tutto con un elastico stretto? Ora, Sì. dimmi un numero tra 1 e 52 come sono le carte da gioco e tu indovini in che posizione si trova il tuo 8 di picche, vai. La mia 52. Vai. 10. 10. Io tolgo l'elastico, vedi? Spero che sia da bene, giusto? Si è tolto? Aspetta, sei bloccato, sì, Ok. Io metto il mazzo chiaro. Andiamo a vedere insieme la decima carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, questa è la decima carta. Tu hai detto 8 di picche. No, bravo, bravo, È un bravo. No, non è miracolo. possibile. Come ricordo, ok? Che io ho un mazzo di carte normalissimo. Io uso solo carte normali. Senti, due fante così. Uno dice la carta e l'altro dice il numero. Vedi che ho delle carte normalissime. Spero che si veda bene, no? Ok, tutte carte, un mazzo normale, noc. Ora di carta da gioco tu, quella che vuoi, libera, vai. Libera. Due di picche, bellissima carta. Andiamo a vedere che c'è nel mazzo, farti vedere che il mazzo è regolare. Due di picche, dove sarà il due di picche? Eccolo qua, guarda, eccolo qua. Lo vedi? Giusto?
giusto? Questo farti capire che ma a me non mi interessa sapere dove si trova, perché io mescolo, non so la prima, la quarta, non so niente. Ora il tuo amico a fianco di tutto questo mazzo di carte farà un miracolo. Io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con un elastico, in maniera stretta, che non posso manipolare niente. Ora chiedi al tuo amico di dirmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che sia il 2 di picche. Vai. 16. 16? 1, 6? Sì. Ok. Io posso mai sapere che ricevi 16? Il mazzo è chiuso con elastico, è impossibile. Sei d'accordo in questo, giusto? Sì. Ok. Io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio qua il mazzo. Spero che si veda bene chiaro. Si vede, no? L'elastico è qui. Se ora io conto 16, la 16esima carta è il 2 di picche. È un miracolo. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Questa è la 15esima e questa è la 16esima. Ragazzi, un miracolo. Vero e proprio, ok? Allora, vedi le carte tutte diverse? Io uso carte, le nocche, conosciutissime, che non sono segnate, normalissime. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libero. Il 7 di cuori. 7 di cuori, che sicuramente ci sarà nel mazzo, perché se il mazzo è regolare ci deve essere 7 di cuori, giusto? Adesso non so dove si trova il preciso, ma non mi interessa. Adesso io mescolo, vedi che mescolo? Ma perché questo è un miracolo? Perché con queste carte tu lo farai. Io prendo un elastico, vedi, e chiudo tutto con un elastico, giusto? Vedi, bello stretto. Ora dimmi un numero tra 1 e 52 dove tu pensi che si trova il tuo 7 di cuori. Vai. 20. 20. Io tolgo l'elastico, giusto? E contiamo 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Questa è la 20esima carta. Sei d'accordo? Non te lo puoi spiegare questo miracolo. No, non te lo puoi spiegare. Io ti ringrazio di cuore, sei stato gentilissimo e questo è un effetto incredibile, credimi. Ciao carissimo. Ho perso le... Sì. Ok, il mazzo è qua, no? Ora, se io contassi 30 e ci fosse la tua carta, sarebbe incredibile? Sì. Incredibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronti. Allora, guardate le carte, tutte diverse. Vedi che sono tutte diverse, giusto? Un mazzo regolarissimo. Ok, ora io chiedo a te, al più piccolo, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi. Libero. Oddio, io sono molto esperto. Cuori, quadri, fiori, picche, dall'asso al re, quello che vuoi, vai, libero. E 3 di quadri. Fantastico, andiamo a vedere che c'è il 3 di quadri, perché se il mazzo è regolare ci deve essere il 3 di quadri, giusto? E ci sarà sicuramente. Ora, all'altro è tuo fratello? Guarda, sì. Esatto. Allora io prendo le carte, le mescolo, non mi interessa niente sapere dov'è il tuo 3 di quadri nel mazzo. Ora io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto con l'elastico. Siete d'accordo, ragazzi? In modo che non posso chiaramente manipolare, tagliare niente. Ora, al tuo fratello più grande, maggiore, ti chiedo, dimmi un numero tra 1 e 52, dove pensi che si trovi il suo 3 di quadri? Vai. 41. 41, c'è un motivo particolare? No. Casuale. No, ok, io tolgo l'elastico. Sì, sì, sì. Ok, ok. Ora l'elastico è qui. Se adesso io conto 41 carte e la 41esima è il 3 di quadri di tuo fratello, è un miracolo. È un miracolo. Ok, insieme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, la 41esima, cosa vedete? No! Cosa vedete? Non ci credo! È pazzesco, è un mazzo tutte regolari, normalissimo, un mazzo regolare. Allora ragazzi, vi chiedo, questo qua è il mio Instagram, lo vedete questo Instagram? Chiedete... Purtroppo non abbiamo un Instagram e YouTube. Ok, YouTube, sono Stefano Nobile su YouTube, il messia della magia. Mettiamo un like. Grande. Guarda, facciamo così.
dato che siete simpaticissimo. Allora, facciamo così. Dato che uno può pensare, ma magari è fortuna, no? Ha avuto un bel... giusto? E quello è impossibile, la fortuna. È impossibile. Le possibilità sono 2704. Esatto. Allora, facciamo così. Adesso io... Ve lo ripeto, ok? Guardate bene, le carte sono tutte carte diverse intanto. Questo l'avete capito, giusto? Un mazzo regolare. Ora, dimmi una carta da gioco che vuoi... Allora, intanto tutte carte regolari. Dimmi una carta da gioco che vuoi tu, vai. Quella che vuoi. 8 di fiori, che sicuramente c'è, se mazzo è regolare ci deve essere 8 di fiori, giusto? È normale. Ma a me non mi interessa, perché io mescolo, vedi, non mi interessa sapere dove si trova, se la prima, la quarta, l'ottava, non mi interessa niente, perché adesso tuo fratello minore con questo mazzo farà un miracolo. Io prendo l'elastico, vedi? E chiudo tutto, vedi? Strettissimo. Sì. Con due dita, quindi non posso tagliare il mazzo, manipolarlo, niente, posso fare, giusto? Esatto. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, vai. Il mazzo e è qua. Tu, genio. Io devo dirlo? Quello che vuoi, indifferente. 22. C'è un motivo particolare? No, casuale, giusto? No, motivo. Ok, tolgo l'elastico, giusto? E lascio il mazzo qua, ok? Se ora la 22esima carta è la tua carta... Impazziamo, giusto? Sì. Ok. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno. Questa è la 22esima. E buttati fuori dalla finestra. No, non è possibile. Ma che cosa fai? No. Ha preso la morte a serio, eh? No, io voglio solo dare amore e felicità in questo momento brutto che c'è il Covid, tutto qua. Io vi ringrazio di cuore tantissimo, seguitemi King Akanda, ci conto veramente. Ha preso la morte a serio, eh? Grazie carissimi, ci vediamo alla prossima. Ciao! Alla prossima! Un mazzo di carte completamente regolare, vedi tutte carte diverse? Un mazzo. È solo knock, è un mazzo knock. Ora dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu, libera, quella che vuoi. Ah, te lo dico. Dimmi, quella che vuoi. 4 di cuori, bellissima carta. Andiamo a vedere che c'è nel mazzo, giusto? Perché se il mazzo è regolare ci deve essere il 4 di cuori, giusto? Ma a me non mi interessa sapere dove si trova. Sai perché? Perché ho mescolo, non voglio sapere se è la prima, la quarta, non mi interessa niente. Perché adesso tu di queste carte farai un miracolo che ti rimarrà indelebile dentro di te per sempre. Guarda, vedi che ho chiuso con un elastico? Lo vedi, no? Ora, dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo 4 di cuori? 14. C'è un motivo particolare che hai detto 14? Sì. È legato a qualcosa, giusto? A qualcuna. A qualcuna, vedi? E tu hai detto 4 di cuori, e cuori cos'è? L'amore, giusto? No? Sì. Io tolgo l'elastico, vedi che tolgo l'elastico? Sì. E lo vedi? Ora io conto 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Questa è la 14esima carta. Ti ho detto che era un miracolo. Ma no! Ma che cazzo? Tutte carte regolari, tutto esaminabile. Questo non lo conoscevo. Non puoi conoscere perché è una mia invenzione. Io sono King Akan su Instagram. Ce l'hai Instagram, giusto? Un giochetto da 4 soldi con le carte. Un miracolo. Cioè, lo direi a tutti i tuoi amici domani a scuola. Tu dirai, ho visto un miracolo, ok? Allora, prima di tutto, io ti faccio vedere che uso un mazzo regolarissimo, ok? Ora dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu. Libera, quella che vuoi. Vai. K di cuori, bellissima carta, che ci sarà, perché se il mazzo è regolare andiamo in cerca, no? Ci deve essere sto K di cuori, eccolo qua, guardalo qua, lo vedi? K di cuori, giusto? Che a me non interessa sapere però dov'è, perché io mescolo, vedi? Non voglio sapere se è la prima, la quarta, la sesta, non mi interessa niente. Ora di questo mazzo di carte tu farai un miracolo, ma un vero miracolo, guarda.
Io chiudo tutto con elastico, vedi? Stretto, si vede, giusto? Ora, okay, sì, dimmi sì. un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che si trova il tuo K di cuori. Vai, il mazzo è qua, io non faccio niente. 3? Sì. Come mai? C'è un motivo particolare? No, ho scelto caso. Ah, completamente a caso, giusto? Ok, sì. Ora tolgo l'elastico, giusto? E il mazzo è qua, lo vedi? Elastico. Ora sì, guarda sì. la terza carta. 1, 2, e questa è la terza carta. Ti ho detto che era un miracolo. Grande. Io ti ringrazio, sono King Akan. Ce l'hai Instagram? Dimmi di sì. Sì, sì. Fantastico, questo è il mio nickname dove mi trovi okay. tutte le mie invenzioni. Io vendo creazioni, vendo anche questi effetti, quindi impazzisci, ok? Ciao carissimo, ciao. Vedi che io ho un mazzo di carte tutte diverse, giusto? Sì, lo vedo. Bravissima. Adesso dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Quella che vuoi. Boh. Quella che vuoi. Non lo so. Asso di cuori, allora c'è cuori, quadri, fiori, picche, dall'asso al re, quello che vuoi. Cuori. Ok, cosa? Dimmi il numero o la figura. 4. 4 di cuori. Andiamo a vedere che c'è il 4 di cuori, giusto? Perché se il mazzo è regolare ci deve essere, sei d'accordo, no? 4 di cuori, eccolo qua, 4 di cuori. Quindi c'è, giusto? Questa è la tua carta. Sì, sì, ora, a me non interessa sapere, cioè la tua carta è nel mazzo, giusto? Dentro è normale, no? Però a me non mi interessa sapere dove, perché io mescolo, vedi che mescolo? E non posso sapere dove si trova, in che punto. Ora tu con questo mazzo di carte farai un miracolo. Guarda, io prendo un elastico, lo vedi? Vedi che ho stretto il mazzo con l'elastico, lo vedi? Ora dimmi un numero tra 1 e 52, dove tu pensi che sia il tuo 4 di cuori. Un numero tra 1 e 52, vai. 36. Sei d'accordo che non posso sapere che numero dicevi? È impossibile, giusto? Sì. Io tolgo l'elastico, vedi? Giusto? E lascio sì. qua il mazzo. Sì. Ora io conto 36 e se la 36esima è la tua carta è un miracolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35 e la 36esima che carta avete? Oddio, è la mia. È un miracolo. Io ti ringrazio, sei stata gentilissima, ciao. Un vero miracolo. Vedi un mazzo di carte tutte diverse? Un mazzo regolare. Sì. Sono le nocche queste, no? Spero che tu le vedi bene. Ora dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Quella che vuoi, libera. Vai. Due di picche. Andiamo a vedere che nel mazzo c'è, perché se il mazzo è regolare ci deve essere, giusto? Allora, due di picche, ci deve essere, non è sparito. Hai fatto sparire due di picche? Sei un mago? Allora, eccolo qua, due di picche. È ovvio che c'è, spero che lo vedi. C'è, giusto? Ma a me non mi interessa sapere dov'è il due di picche. Sai perché? Perché io mescolo. Perché? Cioè, non posso sapere se la prima, la quarta, non mi interessa niente. Ora tu farai di questo mazzo di carte un miracolo. Guarda, io prendo un elastico, vedi? E chiudo tutto. Vedi che ho chiuso stretto in modo che non posso manipolare le carte, giusto? Ora tu devi fare il miracolo. Dimmi un numero tra 1 e 52, dove pensi che sia il tuo 2 di picche. Vai, mazza è qua. 32. Io tolgo l'elastico, ok? E andiamo insieme a contare 32 carte, ok? Una alla volta. 1, 2, giusto? 3, giusto? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giusto? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e la 32esima carta, cosa vedi? Mamma mia! Assurdo, eh? Un vero miracolo! Io sono chi? Guarda, ti scrivo chi sono io, così fai vedere quello che faccio io su Instagram. Ce l'avrai Instagram, giusto? Sì, ce l'ho. Ok, io vendo giochi e tutto quanto, impazzisci. Eccolo qua, King Akan. Ok? Lo vedi? Aspetta, ti vado.
Fantastico, grazie amico. Which card do you want? Tell me. 8 hearts. Hearts, spades, diamond, clubs. Clubs. Okay, 8 of clubs. Look, I have in the deck, it's a normal deck, 8 of clubs. Yes, yeah. You see? Okay? Now, I shuffle the deck. Okay, shuffle. I don't know where is your card. For me, it's not important. Because now, the final miracle with the normal deck. Okay? I take the rubber. Close. And now, very strong rubber. Name it any number, one between 52. Any number. 3, 2. Yeah. Okay, I take the rubber and now I come down very slowly. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, and 33 card, what you see? What? Oh my God! This is a miracle. Any number, one between 52. Any number. The possibility, the chance, it's a 2704. Bye. Chiali, dimmi una carta da gioco che vuoi tu, quella che vuoi, libera. Spero che vedete che tutte le carte sono regolari, ok? Si vede? Guardate bene, tutte diverse, ok? Vai, una carta che vuoi. Regina di cuori. Andiamo a vedere che c'è nel mazzo la regina di cuori, giusto? È normale, se il mazzo è regolare ci deve essere, no? Ma a me non mi interessa dove si trova, sapete perché? Perché io vedi che mescolo. E non solo, non so se la prima, la seconda, la quarta, ma adesso il miracolo lo farà il tuo amico. Vedi tutte carte normali, no? Io prendo un elastico e chiudo tutto con un elastico, vedi? Spero che si veda bene, strettissimo, ok? Immanipolabile, giusto il mazzo? Ora, dimmi un numero tra 1 e 52, dove pensi che si trova la tua regina di cuori. Vai. 30, giusto? C'è un motivo particolare? No, casuale, giusto? Io tolgo l'elastico, vedi? E lascio qua il mazzo, lo vedi? E vedi l'elastico tolto. Ora, se io conto 30 e la trentesima è la tua carta, la regina di cuori, è un miracolo, giusto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e la trentesima, che carta vedete? Questo è un miracolo. Ciao! Io te lo rifaccio, ok? Per l'ennesima volta. Intanto controllo che tutte le carte sono regolari, un mazzo normalissimo, ok? Sì, sì. Ora, di tutte queste carte, dimmi una carta da gioco che vuoi tu. Vai, quella che vuoi. Non le conosco, la prima. Guarda, c'è cuori, quadri, fiori, picche, dall'asso al re. Quella che vuoi. Puoi scegliere quella che vuoi. Re di fiori. Ok, andiamo a vedere che re di fiori c'è nel mazzo, è ovvio, no? Perché se il mazzo è regolare ci deve essere, giusto? Sì. Re di fiori, eccolo qua, re di fiori c'è. Aspetta, eccolo qua, lo vedi? Di tutte queste carte chiaramente potevi scegliere qualsiasi carta, giusto? Potevi scegliere questa. A me non mi interessa niente, perché tanto io vedi che mescolo, vedi che io non posso sapere niente, io non so la tua carta dove si trova, giusto? Adesso, di tutte queste carte, tu farai un miracolo. Perché io prendo un mazzo di carte e lo chiudo con elastico, si vede chiaramente, giusto? Esatto. Dimmi un numero tra 1 e 52, vai. 14. C'è un motivo particolare? No. Così, sì. Casuale, diciamo, no? Tolgo l'elastico, sì. Giusto? Sì. Ora andiamo a vedere la 14esima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, questa è la 14esima.
Tu hai detto re di fiori. Ma no, vabbè, sei troppo bravo. Sei troppo bravo, complimenti. Io ti ringrazio tantissimo, ciao. Ok? Vedi un mazzo di carte normalissimo. Tutte carte diverse, giusto? Adesso io devo far sì che tu ti si veda a te e anche a me. Aspetta. Forse ce la faccio. Vediamo. Esatto, fantastico. Ok, dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu. Libera. Scrivila che tanto vedo. Cinque di cuori, bellissima carta. Allora andiamo a prendere il 5 di cuori che sarà nel mazzo, giusto? È normale, se il mazzo è normale. Ma a me non mi interessa, perché vedi che io mescolo? Io non voglio sapere dove si trova il tuo 5 di cuori. Ma tu adesso farai un miracolo con queste carte da gioco. E ricordati quello che ti dico. Io chiudo tutto con un elastico, vedi? Strettissimo. Vedi che non posso manipolare, tagliare il mazzo e niente, giusto? Ora, dimmi un numero tra 1 e 52. Vai. Il mazzo è qua. 23. Ora, hai detto un numero casuale, giusto? Io tolgo l'elastico. Vedi che tolgo l'elastico e lascio qua il mazzo? Se adesso la 23esima carta è il 5 di cuori, è un miracolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e la 23esima è il 5 di cuori. Te l'ho detto che era un miracolo. Carissimo, io ti ringrazio tantissimo. Seguimi su Instagram, King Akan, così vedi le mie invenzioni, cosa vendo. Ok, ciao, alla prossima. Ho un mazzo di carte completamente diverso, vedi? Tutte carte diverse, si vede bene, giusto? Tutte regolari. Adesso, di tutte queste carte che tu vedi, io ti chiedo di nominarmi una carta, quella che vuoi tu. Io mescolo, anche non mi interessa, quella che vuoi, libera, vai. 8 di cuori, bellissima carta. Ovviamente nel mazzo ci deve essere, giusto? È normale. Però a me non mi interessa sapere dov'è, perché vedi che io mescolo, non so se la prima, la terza, l'ottava, non mi interessa. Perché di tutte queste carte che tu vedi, ora tu farai un miracolo che non ti farà dormire, inspiegabile. Guarda, io chiudo tutto con un elastico, hai visto bello stretto? Ora sì. Dimmi un numero tra 1 e 52, quel numero che vuoi. 5? Come mai? C'è un motivo particolare? No, no. Dai caso. Io tolgo l'elastico, vedi che ho tolto l'elastico? Sì. Si vede. Ora io vado a contare la quinta carta. 1, 2, 3, 4. Questa è la quinta carta. Se fosse l'otto di cuori è un miracolo. Sì. Non capisco. È come te, tutti i maghi non riescono a capirlo. La cosa incredibile che si fa con un mazzo di carte completamente esaminabilissimo, e dato che sei ancora qui, te lo faccio per la seconda volta, ok? Allora, sempre carte tutte regolari, spero che tu le veda, un mazzo che uso regolarissimo. Dimmi una carta da gioco, quella che vuoi, vai. Sette di picche. Bella carta, ti va bene o la vuoi cambiare? No, va benissimo. Ok, perfetto. Adesso io prendo e mescolo, giusto? Perché come ti ho detto prima, a me non mi interessa sapere, te lo sto facendo per due volte di seguito, quindi non voglio sapere dove si trova, in che punto preciso del mazzo, giusto? Io prendo un elastico e stringo tutto, vedi? Esatto. Ora, pensa a un numero tra 1 e 52, dove credi che si trova la tua carta, il 7 di picche. 17. Vedi che il mazzo è qua, giusto? Ok. 17, come mai? C'è un motivo particolare? No, dal caso, giusto? Io tolgo l'elastico, giusto? Sì. Ora andiamo a vedere la 17esima carta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, 16 e questa è la 17ª carta reale. Com'è? Non ti lascia parole. Allora, vai a cercare King Akan su Instagram, così mi segui, vedi quello che io creo e vendo anche questi effetti. Ho già seguito, mi ha detto tutto. Ogni carta ti ho messo, te lo faccio per la seconda, ok? Dimmi una carta da gioco, quella che vuoi tu. 4 ripic. 4 ripic, che sicuramente 4 ripic ci sarà nel mazzo, giusto? Certo. Se il mazzo è regolare, andiamo a vedere dove hai 4 ripic, eccolo qua, sì, certo. Giusto? Sì, sì. Ora io prendo in queste carte e mescolo tutto. Vedi che sto mescolando tutto, a me non mi interessa sapere dove si trova prima, tra la nona, non so niente, giusto? Sì. Perché di questo mazzo di carte sarai tu che devi fare, e non si possono neanche segnare perché sono carte normalissime, sarai tu a fare il miracolo. Vedi che io chiudo con un elastico tutto, strettissimo, sì. Giusto? Sì. Ora dimmi un numero tra 1 e 52, vai, dove tu pensi che si trova il tuo 4 di piedi, mazzo qua? 34. 34, c'è un motivo particolare? No, no, casuale. Ok, io tolgo l'elastico, vedi che ho tolto l'elastico? Sì. Ora, se la 34esima è la tua carta, è un miracolo. Sì. Ok, insieme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, oh. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e la 32. No! Che significa? Stupendo!